Yes, siamo in live. Ottimo. Mo. Ciao a tutti e benvenuti in live, ragazzi. Oggi siamo qua sempre un po' in pattuglia. Ora faccio il cambio scena. Ecco qua, con questi sfigati che mi sono messi in posizione stupida. Il Questi microfono sfigati in basso. posizione stupida. Comunque, vabbè. Boh. Si va. Streamlabs, poi perfetto. Andiamo. Su, va. Muovetevi. Vabbè, licenziamento 3, 2, 1. Corri, corri, corri. Allora, non voglio andare in pattuglia con Arctic. Odio quello. No, trattieniti. Porco di puttana. Vabbè, qual è la mia macchina adesso? Un attimo. Questa? Vaffanculo, No, quell'altra, porca sta troia. piangendo. Vado a consolare. Oh, andatevi a demolire questa, per favore. Ma manda il cadetto, schiavo. Che ne tu? Lo sai. No, io devo venire in pattuglia con te. Vabbè, che hai detto schiavo, vai a demolirmela e poi, anzi no, puoi usarla, vai. Uè, tanto non provo a non fare un po' il cazzo con la pattuglia. E vai in pattuglia da solo, tu. Mi fido di te. Ok. Artica è più. Oh, ma porca troia, una con i Quindi tu lampeggianti spawna, sì o non no? ti fidi di me? No, l'impala. Non è lampeggianti, porca trozza, no. E niente, niente lampeggianti. Il Cayenne, una volta c'era il Cayenne come auto della polizia. Vai, sali. Sì, tassi. Una volta c'era il Cayenne come auto della polizia. Ma non puoi dire quello che hai E detto anche io. la. Lo sai che non puoi. Dissocio. Cosa ha detto? Ha detto il nome di una famosa serie televisiva su un sito un po' ambiguo. Che a quanto pare è ballabile da Twitch. Non è Ballabile. Sicuro? bannabile. Comunque, Io dissocio il doppio. diciamo che è abbastanza rapido il Cayenne. E poi c'era la Lexus. Però tolte tutte queste cazzo di Anche macchine. un vecchio. Sì, io me ne ricordo. Poi non tolte tutte. Hanno fatto bene. Forse che stiamo netta oggi. Brum brum. Sì. Brum brum. Mi chiamare Waves in città. No, che mi spara, aiuto, mi licenzia. Perché ho bisogno di Waves tu? Ma che lo dico, Waves ti odia, eh. No, ho detto che mi spara, non ho detto che lo odio, ma è simpatico questo teo. Oh, fermo, questo qua si passa sulla destra, eh. Ma che. Waves, ciao. Ah, non. Sì, mi senti? Role. Ho gli stipendi, vieni. Agli stipendi. Certo. Quanto? È il solito, 8.500. Corso subito, ha fatto un prestito tipo di 40.000 dollari. Ha fatto un prestito di 40.000 dollari, deve ripagarlo, tipo in stradebitato. Quando vede l'ora di arrivare i stipendi. Ma sono stronzo con la Mercedes. È proprio Oh, un... Arctic, vai a cercare auto da sole strada. Ehi, roba da fare, vai, vai, invece sei dietro a noi. fighe. Lavora, lavora. Vuole dire una cosa, ma Lavora e sto... tasi. Ma perché non viene a Leva charger qui? 8.500. Waves sta divisa Eccomi. molto trash. La divisa trash lo dice qualcun Però altro, questa ero sta in divisa tribunale. molto elegante. Ero in tribunale, ero in tribunale. Ancora che è sul Tribunale si tribunale? va in giacca e cravatta. Ma non era ieri il processo. Sono andato ieri, oggi sono appena arrivato, Ah, che devo... va bene,
Ma che è sto stipendino qui? Tu vuoi, non vuoi di detective? Detective deve essere 13.000. Fatemi diventare tenente. Tenente sergente. No, caro. No, sergente potresti diventarlo, bisogna che vada con capitano. E che si sta aspettando? Sta aspettando che venga occupato il posto a tenente, che diciamo... Vabbè, comunque... Ma ci parlo io. Adesso io chiamo io il capitano. No, non è in città, ho già provato a chiamarlo. Pronto, capitano, sono interessato a diventare tenente. Tanto non, perfetto. Non c'è. Allora il contratto lo firmo dopo. Tanto non c'è. A dopo. È inutile. Dopo mi dà il contratto, arrivederci. Sì, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci cosa, arrivederci lei? Vabbè, assoluto anch'io. Arrivederci tenente, si dice. Ma che tenente? Va, cammina. Tenente Waves. Ufficiale 2 Waves. Ma stia zitta, ufficiale 2. Tenente Waves. Sì. Tenente Waves. Sarà sto tenente Waves. Cretino. niente. Non c'è, vediamo se c'è veramente con me. Oh, io ho sbagliato la lettura. Microfono attivato. Ma chi è questo qua? Sei tu. No, sto qui. Oh, spara il nostro. Ma what? No, funzionava così una volta prima che lui passi. Cosimo sta occupando più di un parcheggio, andiamo a sequestrare. Ma cosa? Ma dai, ma smetti a livello la sequestro dipendenza. Ma che è ste undercover qua? Io le sequestrerei, non so. Andiamo a piccanasare in ospedale. Chi c'è finito in ospedale? Qualcuno importante? No, PSO di Furio Biegi. Ah, vero? Voglio andarlo a vedere. Dobbiamo assistire, what? Era la scena. Non là dentro sono picchiato. Il nostro di avvocato. A me fa solo cazzo con l'avvocato. Allora passiamo a credo. Mi mettono ansia. Allora iniziamo. Aspetta, iniziamo un attimino a far sentire a suo agio. C'è un sanitario. Si può, non è che se ne va, si mette un po' fuori la porta e blocca la porta in modo che non accada niente. L'avvocato per cortesia, per favore, può... però una cosa, mi scusi. Per favore, rimanete qua. Ma va a mock. No, leviamoci dai coglioni. Cazzo. Ma che ha? Rimaniamo qua noi? Vai, no. Ci dicono di andare a cena a fa culo, ma piace, non do culo. Sì, ma poi dopo il risultato del TSO lo sapete, dobbiamo arrestarlo, vero? Sì. Arrestato. Io mi dissocio. Estrazione di arma, scopo intimidatorio. Lo so. Chi ha fatto un backup di C0 qua all'ospedale? Ma non rimane nessuno degli agenti, andate tutti via. No. Quando i medici finiranno il TSO, chiameranno la polizia per poter fare arrestare il signore. Se scappa di nuovo, colpa dei medici. Arrivederci. Ma cazzo non ci vogliono. Cazzo non ci vogliono. Non ci vogliono e quindi chi se ne frega. Puoi prendere la charger, ti prego. No. Perché sto logo devi guidare, cazzo. Ma che bella la Mercedes, la macchina è bella. Ma non curva, non frena, no. Bella esteticamente. La prendi a quella lì è bellissima. Vai, sequestrino. Sì. No, vai. Ma c'è qualcuno dentro? Boh. Mi sa che hai lasciato un mentre dentro. No, è stata sì, accesa, però vabbè. Not my problem. Ci acquistiamo subito. Ma perché parli in questo modo? No, sono partito tutto. Chiamo il meccanico intanto. Stai chiamando Gesù? Non mi ha risposto. Facciamo un sequestro che lo portiamo noi lì. Possiamo ben... non ti dico si può ben fare. Facciamole. C'è... Salve. Ah, non si ferma, è quello che dà patente di breve. Eccolo.
Ignazio Puma Pecora meccanico, mi dica. Salve, sono Emily Wilson, sergente di polizia. Ho bisogno di meccanico alla mia posizione per un sequestro. Sono sotto. Dov'è lei? Sotto a quella. Magari non ha visto il punto nel GPS? Purtroppo no, perché sono. Allora, dalla gara centrale va verso il Burgershot. Mi trova in quei punti, diciamo, sotto quei punti in cui passa sopra la strada, anche, ok? Sta presente circa. Sì. Perfetto, mi trova lì, ho lampeggianti accesi. Allora, Frank, che cosa? Parcheggio centrale. La gara centrale, lei procede verso il Burgershot. Ah, ok, ho capito, perfetto. E va verso il Burgershot, ci trova. Arrivederci. Okay, arrivo subito, arrivederci. Non ruttare mai più quando parlo al telefono. Come si fa? Come fai? Oleac. Ma come fai? Vai, come si chiama? Oleac. Come si chiama? Ti ho detto. Promuovimi e forse te lo dico. Senti, ti promuovo a cadetto 1. Cadetto 1. Come si chiama? Se mi promuovi. Ti banno, non è che ti promuovo. Vabbè, io preferisco il banno. Comunque si chiama, fai slash e? Slash e? Work. Affanculo. Fai slash e flip, non so se è quella lì, eh. Flip? Che coglione! È quella lì? Ma sei la testa di... no, flip? No. Sì, e poi c'è flip 2 che fa tipo i calci mortali. Perché ti hai detto quella? No, no, non è quella là. Di solito tu fai... Ma sei un mona. Come non è quella? No, non è che... niente. No. Sì, che è quella lì. Non sono spragged, bro. Perché mandi a fare quella la gente? Esiste slash e twerk? Sì. Ah. E anche se fai slash tvk e poi mix, twerk solo. Slash tvk? Esatto, e poi dopo fai mix, alza le mani e twerki. Fammi vedere. Come la tolgo sta roba? E se c'è una cosa fa? Aiuto, come la tolgo? La gente è la stessa cosa. Ah, ok. Ma se fai è il twerk è un'altra cosa. Però poi quando mi raffisco il porco addosso alle persone. Guardami un attimo, Giulio. Sì. No. Sono in live, non che cosa imbarazzante, non c'è, vabbè. Ma guarda quando sono sec. Oh no, aspetta che sei un meccanico, metti la paletta così poi. Cazzi suoi. Come prima. No, Freddy. Come prima. Attente libretto. Ma che è sto meccanico? Un po' lagherino, eh. Minchia. No. Va più indietro che avanti. Mo ci invest. Tu non scherzi con lag, caro. Vabbè, backup qua con il C0, non so. Prego, prego, signore, venga, venga, questa macchina qua. Salve. Vabbè, questa macchina qua. Mi potrebbe per caso dire il nome del proprietario? Non lo so, dovrei andare a controllarlo dopo. Perché questo è proprio il modello della macchina che mi hanno rubato oggi. Lei come si chiama? Ignazio Fuma Pecore. Aspetti, controllo. Solo che controlli. Ho chiamato la polizia e non mi ha risposto nessuno. Controlli, controlli, collega. Allora andiamo qua. Sì, mi sa che la targa è proprio la mia, eh. Mannaggia, signore, che mi fa? Che mi fa? Purtroppo non è colpa mia, ho avuto un po' di problemi, anche perché oggi è stata una giornata un po' così, come fare con lo YouTube, che con le macchine esplosive, non so se ho sentito, immagino di sì. Vabbè, collega? Come ha detto che si chiamava? Ignazio Fuma Pecore, tutto attaccato perché... Corrisponde. Vabbè, se la porti via lei, allora... Arrivederci. Grazie mille, gente, meno male che l'ho ritrovata. Ma sai se lo commenti, mi scusi? Sai se lo commenti? Ah, prego, prego. Ecco. Perfetto, giusto, vada pure. Sì. Arrivederci. Buona serata, arrivederci. Buon lavoro. Ciao Rick, scusami, mi hanno rubato la macchina e fortunatamente l'ho ritrovato. Questo qua è crashato. Non ruttare quello sotto.
Vabbè, quello lì muore. Io? No, io. Perché è quittato? Allora. Chi? Ah no, quello da disco mi sono cagato in barra. Cosa? Sei sei dislessico. Volevo dire... No, lo puoi dire... Di so. Posso dire Zordan? Il sinonimo di Zordan non lo puoi dire. Di socio. Chiamo Anthony Soprano per bere e mangiare per la città. Vai 300 stavai. Ti compri una macchina, dai. Anthony, mio caro Anthony, ciao. E poi di Minty, quando sono arrivati alla fine. Sì, ora siamo arrivati io e il mio parente. Perfetto, allora fatemi sapere quando ci siete, ok? Sì, stasera ti porto tutto, va bene? Grazie carissimo, ci vediamo. Va bene, trovo qualcuno su tarda serata? Tarda serata a che ora? Tarda serata facciamo verso le 22:30. Sì, ci trovi anche me. Ah, va bene, perfetto. Perfetto, ciao. Ciao. Cosa vuoi? Oh, dai, ma sei un botto ricco. Mi regali una macchina? Sono un botto ricco, ma eppure... Potevi prendere da te la mia Tropos, cazzo. Eh? Potevi prendere da te la mia Tropos che vendevo, sai come si spacciava bene. Mi butto un attimo anche l'audio, Poccalo. Quindi siamo a poccare. No, mi sono a poccare. Fatto. Un utente è stato spostato in un altro stato nel questo è bullismo. Stava facendo la cacca, lascialo stare, poverino. Rimane smutato. Portalo su, poverino. No, lascialo. Immaginato succede. Oh! 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 Mamma mia! Oh! Che oh! Facciamo una festa illegalissima in mezzo all'autostrada. Che cazzo stai dicendo? No, non so. La sbarriamo con le barriere indistruttibili così la gente si schianta e muore. Pialo, che cazzo ci fai qua? Coglione. No, coglione mi distrugge. Ma chi è? Scendi, caretta. E non tollare. Signore, tutto a posto? Sì, stavo un attimo, ma sono fermato perché volevo rispondere allo telefono. Ah, va bene. Allora fa nulla. Sia attento, casomai accosti più dentro che... Ah sì. Pensate che magari mondo. Dato che non è tanto usato quella strada, mi sono fermato lì, però la prossima volta mi fermo un poco più dentro, diciamo, dai. Vabbè, perfetto. Buona serata. Ciao. Mannaggia. Mi facevo 10% di multa per tentato omicidio. Ma... E di caso che lo investivo e morivo? È stato omicidio questo. Che cazzo stai dicendo? Sì. Lo sequestriamo? Vuoi dire che se anche se vado a 30 non mi supera sto qua, non ha il coraggio? In che linea davanti? Che cosa frega, signore?
muri. Ma questo qua è zona extraurbana, no? Quindi potrebbe anche andare a 130. Infatti, però c'è posto andare piano perché non ho il coraggio di superarci. Cosa ci fa qua, no? Colleghi? Sì? Mica sapete qualcosa sulla sparizione di Carmen Garcia? Che chi? Carmen Garcia, la ragazza di Waves. Ma che ne so io. Perché a quanto pare Waves è al corrente della sua sparizione, ma non vuole aprire indagini perché vuole farlo per conto suo, diciamo. Ma? Così almeno sto scoprendo attualmente. Sto volendo scoprire queste cose qui attualmente. Magari l'ha già trovata, non lo so. So solo che attualmente queste persone qui non la trovano più, sembra essere scomparsa e Waves ne è al corrente. Perché l'hanno sentito parlarne. Ah, quindi non ha fatto denuncia. Sì, quindi Waves ha questa informazione, però non l'ha, diciamo, pubblicata sul nostro database. E parlerò con capitano. Ah, boh. Ammutiamo tutto. Arrivederci. Ti stavo alcolizzando qua e per caso ho trovato questa roba. Te lo dico io. Sì, fa. Sto drogato. Devo fare un attentato da YouTube. Ma? Oh. Ra. Mamma mia, prima di che si arti quei passi eravamo qua ai campi a piantare. Sì. Arriva l'elicottero della polizia, mi faccio, oh Artix, fuori te l'elicottero. E mi fa, ma che cazzo dici, dov'è? Girati, guarda, appena lo vede inizia a sparare. Ma non sparava a noi, fortunatamente. Non può. Fortunatamente. Ciao Diego Fire. Guarda lo che fa meta, Diego. Diego fa meta. Basta, andiamo in assistenza. Oh zio. Oddio, vedo niente, vedo. Cosa? Oddio, una macchina schiantata, se questiamo. Ci piazziamo qua come gli stronzi. No, ma è una tecnica più vecchia di me. L'ho inventata io, pensavo te. Hai dissociato fra quello che ha sentito Diego. È Gaio. Ban cosa? Ti riporto io. Ban cosa? Ban, vaffanculo. Ma gli hanno fatto su DSO Furio? Ma che cazzo ne so. Andiamo a vedere se hanno fatto TSO a Furio, porca troia. Andiamo a controllare. No, c'è più nessuno qui. Easy, controlli qua. Dottori? Non ci sta un cazzo di nessuno. Ho chiamato il servizio medico. Dove sta il signor Furio? Fermo, ho chiamato. Non rispondo neanche al servizio. Il Furio Berio potrebbe aver fatto un attentato fortissimo.
chiamato Waves, a quanto pare sembra che Carmel non sia stata rapita. Ha detto sua. Va bene. Meglio. Sì, noi intanto stiamo facendo whisper e c'è Waves sotto. Però... Sì. Vabbè, non hanno risposto, chi se ne frega, andiamocene. Al tequila live è andato in fallimento per colpa nostra. Ma... Oh! Eh? Sì. Cosa? Il tequila live è andato in fallimento per colpa nostra. Perché? Non ci vuole gli slash me, cioè stoppavo le bottiglie in modo fantasioso. Sto andando eccesso di velocità in parcheggio questo. Oh, ma c'è Pamela. Si salvi da qualche altra persona, non lo so. Aiuto. Pamela. Paura. Pronto, ti parti? Come sono qua? Sì, mi dica. Salve, TSO a Yagi? È con noi al momento. Vabbè, appena avete fatto che andate in centrale che per lo ci contattate, grazie. Cosa? Appena avete fatto, per favore, venite in centrale e ci contattate così. Con... Fermati! Possiamo agire, come dobbiamo fare. Ma che cosa volete dire? Devo arrestarlo, non... Ma per l'estrazione dell'arma? Certo, e anche per la distanza di molteplici giorni. Guardi, sinceramente le persone che erano coinvolte erano tutti quanti staff dell'ospedale, nessuno di noi è... Guardi, però la latitanza... Invece parla chiara. Dammi un bacio. È proprio necessario, cioè penso che in realtà potrebbe creare un danno ulteriore. Guardi, io sinceramente se si spargesse la voce in giro che... Ciao amore. Non si è agito in questo modo, tipo potrebbe scatenarsi un po' di ferie. Ma è una situazione particolare. Lo so, ma capisce che se uno non arrestiamo uno per questo motivo, quello motivo lì, però tutti vogliono la stessa cosa. Vabbè, senta, è un problema. Ne discuterò con il capitano. O solo detenevo il giudice, faccia come vuole. Il giudice, provo a parlarne un attimo con lui. Cioè, sarebbe compito nostro parlarne, però vabbè. Ma... Non so, se vuole ci sono degli agenti qua. Io sono al garage centrale. Ok, noi al momento siamo allo Yellow Jack. Va bene. Ok. Vabbè, arrivederci. Vedi un po' lei con chi parlarne. Va bene. Al massimo recatemi in centrale, ma penso che bisognerà agire. Parlerò comunque con il mio capitano. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Salve. Come stai? Ma chi erano quelle due persone di prima? Tiago e una cosa del genere. E l'altra era Pamela? Sì. Oh mio Dio. Tocca là, guarda che sono arrivato. Vabbè. Ma vabbè, non ci vedono, cioè, guarda, Mo ci buca la ruota, ti immagini. E il resto. Mi hai ascoltato un secondo? Sì. Sì. Oggi quando siete venuti al comedy. Sì. Dopodiché ho ricevuto una chiamata anonima. Ma non l'ho mai caduto a terra. Ok. Da un certo Ersecco. Ersecco. Sa un soprannome. Ma è? E Filly. Eh? Purtroppo non conosciamo nessuno. Ersecco, non sapevo che dire. Io ho dato un'occhiata agli annunci, ai vecchi annunci. E c'è un certo Ersecco. Ah, Ersecco! Forse ho visto anch'io un annuncio di Ersecco. È vero, una volta. Ma quanto tempo fa? E forse tu non c'eri ancora. Dicembre. Ah, e allora non c'ero. non c'è. Sono tornati. No, non c'è. Siamo vivi. Sì, se n'è andata. Sì, ho visto che se n'è andata. Ma Garcia, ma non si fa così con le donne? Una donna è una donna. Perché se una donna. Ma io stavo cercando di presentarmi, non mi ha neanche calcolato. Salve. Cioè, si è messo... No, nonno, dicevo, vabbè. Salve, comunque. Piacere, sono Bice. Bice? Sì, piacere. Salve, Bice, sono Emily Wilson, sergente di polizia. Piacere, sergente. Bene. Dila. Per caso. Comunque quindi sì. Ciao, sono nuovo perché mi devo un attimo calmare. Sì. Ho fatto un'ascesa al cielo un attimo un po'.
Come va? Comunque se ti continua fammi sapere. Microfono. Sì, perché? Sì, adesso mettiamo la roba, la prendiamo a ridere. Sono in live, stanno facendo le non posso parlare. Dammi un secondo, scusa. Ok. Te la dico io, Nel caso comunque dimmi. Allora, sì, io sono entrato nel Discord della Pula, Artic, non rompere. Ciao. Sì, anche dopo. Anche dopo. Aspetta. Oh, che cazzo, ho sbagliato. Ok, io sono entrato nel canale. L'utente è stato spostato in un altro canale. Il microfono disattivato. Scusate, erano i miei pensieri per sì. Salve. un attimo, mi do. Porca miseria, mi stanno scrivendo. Allora stai vedendo. Meglio? Tutto a posto? Sì. Meno male. Sei ripresa dallo scandalo, dallo shock? Sì. Ma signori, ma io non lo so, ma cosa ha di strano quella donna? Cioè? Beh, non... i suoi modi di fare. I suoi modi di fare? Chi gli ha detto? Ha detto? Cosa fa? Leccandomi il finestrino? Oppure andando a diciamo... Ah, così che c'è di male? No, il culo peloso sul mio finestrino. No, è un'altra cosa. Diciamo, non posso dirlo sta parola perché ho i droni. Quindi, però diciamo che ha fatto delle cose molto sconce. Tiene una protuberanza, tiene una protuberanza e una volta l'ha fatta, diciamo, l'ha fatta. Faccio un cazzo. Si è divertita, diciamo, con questa protuberanza in centrale, ecco. Però, oh Dio mio. Davanti a lei, sergente. No, cioè, diciamo, attraverso un vetro, io ero dietro, per fortuna non ho guardato direttamente la scena, perché era bruttissima, vabbè, comunque, shock, veramente scioccante, comunque, vabbè, sono senza parole di quella donna, uomo, non so cosa sia. Vabbè, mi sembra giudicare le persone. Ok, ma se una persona si va, diciamo, a fare quelle cose in centrale di polizia fino a fare quell'altra cosa finale... non è la prima volta che uno entra in polizia nudo, eh? Sì, ma non è che si fa quella cosa lì e poi dopo fino alla fine, ecco. Sei zitto. Ma che ti arriva un ceffone marrone. Che fai? Vai a sistemarti la giacca. Eh no, mi cade. Troppo larga. Vabbè, comunque... io ho noto... Oh, mi hanno scritto. Azienda energetica. Blackout tra 2 minuti, blackout? Oh, ciao? Sì. Arrivederci, dopo no, ma come? Vado in centrale perché sennò poi dopo come ci va la centrale a piedi. Okay. Arrivederci. Va bene. Corri! E se ho blackout volessero fare un blackout alla centrale. Sbagliato. Mi devi passare la mod grafica? No. Sì. Aspetta, ma tu che PC hai? Stai dicendo poi? Ho un Nebside. Sì, ok, ma dico quanti gigahertz di processore? Allora, un i7-9700K. Sì, vabbè. Quanti gigabyte di RAM? 16. Va bene, scheda video? 2070 Ti. Vaffanculo, va. Allora non passa la scheda grafica, non passa la fotografica. No! Grazie mille. Hai rimesso la traiettoria del pugno. Vado ad ammazzare, cioè. Ma mi sono distrutto. Posso dire di averlo fatto mezzo apposta, dai. E vabbè, adesso ti arriva uno che, mamma mia, prendo la ricorsa per tirartelo. Pronto? Guarda qua. Boom! Ma ti arriva lo suo, aspetta, prendo la rincorsa ancora di più, ti arriva il super pugno del cadetto. Da dentro il garage. Guarda il pugno del cadetto, è inarrestabile. No, fermo! No! Picchia la cadetto, picchia l'altro. No! L'hai quittato? Il pugno magico. Io ti ho dato un pugno e ti ho visto. Ho detto no, l'ho ammazzato. Ma hai quittato tu o te l'ho buttato fuori?
No, ho guidato io. Che culo. Vado. All by my hand. Connessione persa. No, però avviato TS proprio. Tutto della macchina riavviato. Connesso. Ecco, aperto il server. E basta. Ma che fa? Dove c'è il radio tu? Non ho capito. Perché te basta? Perché te basta? Cosa studio qui? Poco raccomandabile di Disney. Default. Sì, mi sta crashando, Dio! Un utente è andato in un altro canale. È entrato nel tuo canale. Grave? No. Perché grave? Perché che senso? Che significa tanto? Non... Mi poccano. Perché grave? Mi dicono di andare in pattuglia con agenti di polizia più raccomandabili. Perché grave ti chiami? Cioè, che senso ha? Che cazzo vuol dire perché grave ti chiami? Cosa nichi? Ma che senso hanno? Ma io vogliamo andare in pattuglia assieme. Oh, mi pocca e... Che ti sta poccando? Le sneaky, bannalo. Guardalo su, insultiamolo. Basta poccare. Possiamo andare in pattuglia io e sneaky? Vai, andate. Oddio, sono esploso. Ho fatto un rumore strano. Possiamo andare in pattuglia ai punti droga? Sì, andate, vai. Ti prego. Vai, vai. Possiamo andare ai punti droga? No, guarda, dovete. Un utente è andato in un altro canale. Sei entrato nel canale. Ma che cazzo hai fatto? Tipo... hai urlato tipo... Serverò. Beh, che dire. Visto, grazie. Mi sono arrabbiato quando hai detto dovete pattugliare i punti droga. Noi? E io sì. Quando alla radio... Io non posso, Shark è un detective. Ma prendiamo le armi pesanti o... No, una tempo, è vietato portare armi pesanti. Lanciamo gli stuzzicadenti ai criminali. Pezzi di merda. Ma perché io tipo, abbiamo chiesto in radio, possiamo fare un blocco stradale, no? Posti di blocco? No. Possiamo andare a fattire i punti droga? No. Ma chi hai detto così? Pasquale, Enrico Pasquale soprano partito. Madonna Zeff è quello che dice di no a tutto. Dice che dopo mezzanotte hai la game 2 se giri in due ti rapisce. Rasista. Sì, on server, dammi. Comunque si rapisce la game 2 quando dopo mezzanotte. Comunque allora, li ammazziamo tutti. Allora, ragazzi, andate in pattuglia insieme e andate a fare i campi. Basta per sti versi chiulli da pensare. Andiamo in Adam 2, Greg. Un utente è andato in un altro andate, canale. Andate, su. Un utente è andato che palle, devo rilogare. Piove, arriva l'alluvione. No. Magari muori. Magari schiatti. Magari ti investono con un investitore.
live, arrivo subito, vado, mi allontano attimo dal PC. Demi, non fa conoscere il nostro personaggio. Cazzo. È stato una crash centrale e parliamo come non mai, come prima. Sono torno lì tanto. Cioè, il mio personaggio voleva parlare, voleva conoscere una nuova ragazza molto carina. Quindi, non ti preoccupare che torno. Cazzo, piove. Torna l'alluvione. Ma ciao, yeah. Cornelio Spond. Esatto. E cambia schermata della live, tacci tua. Non so, ma se non sono ancora loggato, cosa devo cambiare? Come ma si dice nero in spagnolo? No! Sto scherzando. Vabbè, se vuoi io lo posso dire. No. Mi dissocio. Ti vanno, forse è meglio. Forse è meglio che esci da sto canale prima. Dunque, Spond, vieni in pattuglia con me. Questa, Icarus? Cosa vuoi? Scusami, Dani, aspetta. In pattuglia con me, Icarus? No, vado in pattuglia con Sneaky, ovviamente. Ma Sneaky è con Grave? Sono due cadetti, non si può. Beh, ma era ora, no, ora no. Ok, ora. Sono quello skin. Quella skin sono. Vabbè. Grave, che cazzo stai facendo? Grave, viene con me e. Se non ci sono persone, potete andare in pattuglia insieme. Dovrei loggare. Ma sta piovendo? Sì, alluvione. No, ma non è vero, io sono entrato nel 7, non sta. Alluvione. Mettila! Rutta il vulcano. Devo rifittare di nuovo il vulcano. Il vulcano! Aspetta, Emily, muta un attimo. Muta un attimo l'audio della streaming. Canale. Non la muterò mai la streaming. Torno. A porco Giuda, non riesco a loggare nel server. Raga, per favore, raga. Carusse? Ehi. Hey. Altri stipendi? Vieni a prenderli. Perkins, Bryce e Cornelius Pond. Stipendi uguale immediatamente. Oh, dov'è il mio stipendio? Devo essere centrale, ti ho detto. Ah, ok. Ascolta, cazzo! C'è gente che urla nero in spagnolo, quindi non riesco a sentirti. Niente. Ce la faremo a loggare? Punto di domanda esclamatissimo.
Il mio giubbottino, cazzo. Oh, ma ha perso il giubbotto, ha perso. Ma porca. Vabbè, veramente. Forse non l'ho mai avuto. Emily, sono Bryce Perkins, puoi darmi lo stipendio? Ecco, qui cambiamo scena. Cosa c'hai a guardarmi? Cosa? Ma c'hai i capelli down. Ma non parlare queste cose. Ma no, ma il poco down se... Da giù? Ha i capelli tutti trecinati. Porco demonio. Ma piove fuori? Ma no, che non piove. Ah, ok. Guardami. Mi sto cambiando ora. Oh, vedete i capelli strani? No. Quindi allora è lo scemo di Perkins. No. Vabbè, con il vedete quello con i capelli down. Che c'è? Pendio? Ah, sì, grazie. Vieni. Anche tu, l'altro Perkins, venga, venga. Vai, arrivo. Non te, l'altro. Di Cornelius, eh? Ah. Niente, prego dopo. No, no, non te lo dirò mai. C'è posta. Allora, 18.000 per il mio carissimo. 18.000 per il mio carissimo capitano. Grazie. Aspetti che mi avvicino, aspetti che mi avvicino, aspetti. Te lo do a te, Perkins. Grazie. Da 5.005. Ecco qua. Aspetti che tendo la mano. Dove la trovi la persona più brava? Sì, brava lo stipendio. Dove la trovi? Aia! Niente, non la sa fare. Sono felici per lo stipendio. Non lo sa fare la capriola. No, lui non è stato pagato. Esatto. Comunque, come la trovi una persona brava come me che ti fa tutte ti lavori a casa, lavori ste cose, eh? Ah, devo dire... Sì. Beh, no. Grazie. Volevo sentirmi dire questo. Devo andare a prendere i panini. No! I panini. Ce ne sono un sacco di panini, però non sono ancora delle bevande. Panini. No, ma no, dove vai? Peraltro, la macchinetta è andato. No, ah, ho preso, aspetta che c'ho 42 cime lemon. Ah, perché spaccia? E vabbè. Oggi è entrato qualcuno che piantava Linton a McKenzie. Buon. Yeah. Però non l'abbiamo... ci è scappato in modo stranissimo. Tipo, mezzo alle piante, puff, sparito. E niente. Vabbè, però in due, che non c'era ogni forza. Vabbè, io prendo questo qua, allora tu vai con quell'altro, perché, giusto? Sì. Posto, allora tu vieni stando su, radio. Fratello, rifai quella cosa che hai fatto prima. Non andiamo nello spedito, io farlo che c'è più spazio. No, falla qui. Falla qui. Vai, fuori da qua. Dalla garage centrale, dai. Andiamo a socializzare la garage centrale. Tu non hai idea? Tu non hai idea di quanta cazzo di roba spede la garage centrale. Cioè, tu basta lì, una garage. Perché c'è la zona di spaccio? Veramente. Vedi? Un sacco di gente muove sui cazzi degli altri, dai. Io dovevo la gorilla cosa in una garage centrale. Mentre voi passavate davanti, io facevo ti dico questa bottiglietta di acqua. Ma cosa mo spaccia con la droga? È un drogato. Lui se la fa, vero? Ma che benefici, no, che benefici ti dà la droga? Un cazzo. Lui lo fa solo per RP. Ecco il 02. No, è quello che penso io. Appla. No! Socializziamo un po' con le persone. Salve. Aspetta, fra, vado un attimo in vlog. Sto bene. Oh, madonna, è tanta bionda. Ragazzi, potresti spostare la macchina? Sì, scusa, Michelle. Niente, amore. Ciao, Michelle, tutto bene? Sì, tutto a posto. Dove sei stato di nero? Sei un po' strano.
Vabbè. Non me lo puoi dare così. Attimo. Io non capisco dove no, cazzo l'ho messo. Penso che diventa bionda. Vuoi un passaggio? No, non so. Sì, ti piace? Dove... Aspetta. Sì, sì, sì. Ciao, Maya. Cioè... Wow. Maya. Grazie. Visto? Colore di tra... Visto, finalmente una donna che ne capisce ogni bionde, tanto. Bionde, bionde. Vedi qua. Dai, bionde come me. Che bella. Ma è bionda pure il peluccio della... No. Della cavernina. Dai, so via. Fammela vedere. Ma che cosa? Ma che cosa? Allora, basta, qua ci trovi. Ma che cosa? Vieni qua. Guarda, ti prendo per la mano. Dai, in macchina. No, aiuto, signorina. Shanti. Cosa sono queste aggressioni ad un pubblico ufficiale? Questa persona, non farmi chiamare dalla polizia. Hanno arrestato la signorina Shanti. Signor avvocato, gli parli con la sua, sì? Con la sua amica Shanti, dica. Sì. Dica che deve mettere le mani a posto. Signoria, lei è nuova in città invece? Sì, sì, sì. Shanti. Sono arrivata da poco. Interessante, come si trova in questi giorni? Dimmi di Ci sono stati un po' di preparate meno e avvenuto carne che avete. Certo. Ma sì? Sì, aspetta. Sì. Cosa? Abbassa il livello. No, no! No, Shanti! Devo la cintura! Ti vuoi far attestare? Senta, avvocato, io la faccio togliere dal lato dell'avvocato. Avvocato, sì, mi perdone, Fail. No! Ma ora sì, aiuto. Non c'entro niente, io non c'entro niente. Irina, lei come si sta trovando questi giorni in città? Ok. Aspetti che ci spostiamo bene. I primi giorni in città, come si sta trovando? Sì. Bene. Ma sì, abbastanza bene. I servizi sono buoni? Arrestami. Sì, sembra di sì, sì, sì. Bene, bene, sono contenta. Ripeto, c'era un po' qualche maniaco all'inizio, però del resto è tutto a posto. Maniaci? Che è maniaco? Sì, sono un po' strani in questa città, hanno una mania di fare con le donne un po' particolare. Ma chi è? No, diversi, purtroppo. Arrestami! Che brutta cosa. Poi adesso io incontro il tuo Chantal come tipo terza persona, quindi pensi lei. No! Lei invece, agente, no, non è successo niente di che, non è arrestabile. Non ho visto nada. Aspetti. Donna, sti che tanto parlano! Mamma mia. Più che altro ci sembra ci stiano inseguendo. Mamma mia. Stiamo finendo la fine del garage. Dicevo, lei invece è tutto bene. Io tutto bene? Sì, sì, dai, non è male. Situazioni migliori, comunque. Microfono disattivato. Meglio così. Troppo lavoro, tanto lavoro tanto. Sì? Di cosa sì. Si occupa in centrale? Di troppe cose. Gestisco il personale, le pattuglie in turni, poi gestisco gli stipendi, cioè molte cose, diciamo. È stata una scelta fatta dopo un po' di prendermi molti impegni e posso per non restare mai annoiata e avere tutto da fare per non pensare troppo altre cose. Comunque... Certo, no, vabbè. Più lavoro, bene. Meglio è, ecco, veramente dopo questo periodo, diciamo, molto pesante come periodo. Un po' brutto? Sì, purtroppo. Mi spiace. Purtroppo capitano i periodi un po' così, diciamo. Sì, diciamo che... sono i periodi abbastanza bui in città, diciamo. Purtroppo ha colpito pure me, diciamo. Cosa... Sì? Sì. Mi spiace. Anche Chantal so che ha subito un grosso lutto da poco. Sì, lo so. Vabbè. Purtroppo. Cerchiamo di... Le parti brutte. I momenti brutti della vita. Sì. E quindi lei, diciamo, si distrae... Io mi sto distraendo col lavoro, sì, sì. Capito, capito. Immagino quando si ferma. Mai. Quindi non la posso invitare neanche a prendere un caffè, vero? Ma magari un giorno potrebbe anche stare una pausetta. Va bene, allora guardi tanto. Però guardi, non aspetti troppo tempo libero che mi lavoro. Quindi la devo tipo beccare in un momento benedetto, diciamo. Esatto, un momento molto molto fortunato in cui non so niente. Va bene, va bene. Se vuole le posso lasciare il mio numero, così almeno mi fanno tagliare per libera. Veramente. Aspetti. Glielo do subito, che non lo ricordo ancora a memoria.
secondo che me la dia pure. Allora, 450-3298. Se vuole glielo ripeto. Sì, ok, 450-3298. Nome perfetto, esattamente, sì. Come si dice? Bice Dubois. Beh, bice e basta. Francesco. Bice e basta. Ok, sì, sì. Sono per i pici, va bene. Per i più stretti B, quindi mi chiami come vuole. E la macchina vabbè. Sì, comunque va bene, signorina. Allora ci sentiamo magari un giorno fortunato. Va bene, un caffettino. Certo, mi mandi un messaggio quando vuole. Io sono in città. Beh, aspetto anche un suo messaggio, dai. Solo che io non ho il suo numero, quindi come posso salirmi a charla? Ah, è vero. Tipo un messaggio. Ok, così, va bene, così lo segno, sì sì. Non andi con te. Sono troppi. Immagino. Ok, grazie mille, l'ho ricevuto. Ecco. Va bene, allora perfetto. Io la saluto. Che mi sa che devo andare a lavorare, tra poco vediamo un po'. Immagino, immagino. Faccio vedere un po' chi c'è in servizio. Non si stressi troppo. Pochi. Mannaggia. Vabbè, sentiamo, allora ci vediamo in giro a spina. Va bene, a presto, è stato un piacere conoscerti. Arrivederci, buona giornata. A presto. David? Che è successo la macchina, Tiago? No. L'avvocato che sporca le mani per una macchina? No, mi piace. Perché scusa, cioè... Vado un attimo a fare un giretto con Pasquale, va bene? Sto tornando. Scusa, è la mia macchina, certo. Perdonami. Va bene, sì, però ho capito, io non ci metto mani nella mia macchina. Sono... Okay. Cioè, sto cazzo della mia macchina e il motore e qua torna. Ok. Capisce? È la mia macchina, so cosa è la mia macchina. Stava a accusare, eh? Ah, lei è un dottore di macchine. No. Mangiare un panino. Ah, da bere? Io? Sì? Sì, ce l'ho. Ok. L'ho finito, però per una... Vabbè. Io ho solo alcolici, però. Non no, io non posso bere alcolici. Il servizio. A me dispiace, posso. Vabbè, signori, io vi saluto, il lavoro ci chiama, eh. 10. Comunque andiamo. Sì, è stata una rapina in banca, sì. Oddio, per c'è zero un rapimento. Da come l'ha detto? Sì, speriamo di no. Cioè, c'è un chiaro rapimento, dobbiamo intervenire. No, speriamo di sì, no. Prefetto un arresto in vista, io mi allontano. No, speriamo che non ci sia una rapina. 0,25. No, nada. Vabbè, arrivederci. Andiamo, collega. Buonasera. No, l'hai chiamata, e vabbè. Ti faccio una multa per stregoneria, cioè, boh. Sei una stregona, niente. Mi sembra di arrogo? Perché... Mi ha attaccato 0,25 alla signorina. Ma io? No. Sei una stregona, pure davvero, ma... A presto, agenti. Buonasera e buon lavoro. Erci. Arrivederci. Microfono. Sai che c'è stato il corso dei cadetti? Mi hanno chiesto cos'era l'ASU. E cos'è l'ASU? Io ero convinto che fosse attività socialmente utili, no? Ma che cazzo? E so rispondere così. Ma che cazzo? Perché l'ho googolata, è uscita attività socialmente utili. E fa, chi è che vuole dire? Ho alzato la mano e fa, non sempre gli stessi. È scandaloso. Ce ne vuole. Yeah. Sto mangiando un po'. Vai a prendere la charger.
No! Che promozione serve per guidare la Charger? Ufficiale 1. Ufficiale 1? Quando è che vi promette ufficiale 1? Allora, periodo prova va da 5 giorni a massimo 5. Sono passati 72 da quando metto assunto. Sì, certo, 72 giorni ci sono io nella polizia. Ma quanti giorni sono passati? Sono wipeato lunedì. Che cazzo? Quindi ho fatto martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sei entrato in polizia? Martedì. No, lunedì. 22 gennaio, già 24. Due giorni. Per l'autovelo. Devo ti parlare l'auto? Non è che sono entrato il 22? Il 22 sei andato su Discord. Ah, mercoledì sono andato in cura. Ah, io pensavo lunedì. Quindi ancora 3 giorni, poi potrò essere promosso a capitano. Ovvio. Dai, sbaglia. Io volevo andare a pattugliare tutti i punti droga, siamo a Sneaky, è arrivato Icarus, cioè, no? Ma... Tanto Icarus ti ha rubato il partner. Ma sfrattato. Posso? Ma da Sneaky come vi siete conosciuti? Eh? Da Sneaky come vi siete conosciuti? A random. Ma in RP o prima off? Allora, prima ci siamo conosciuti. Ma che cazzo off. È qua, barricata? Oddio, con fucile estratti? Ma che è qua la... Gente, buonasera. Mercato del giorno? Eh. Senti a vendere. Sì, compagnia. Mamma mia. Ma? Ci riparlano? Si sta molto a vendere. Sì, scusatemi un attimo, stavo sistemando due cose mentalmente. Ma quant'è? Oh, Emily! Cioè, ma quant'è? Quanta gente, quanta... mamma mia. Hai visto? E qua ci dobbiamo difendere, praticamente. Se non passate voi... Ma chi che sta vendendo? Solo uno, magari? No, no, due. No, ma tutti. Ma io non vendo. Io sì. Un tizio l'hanno raccontato dei cavalli ieri, sceriffo. Stava scappando dalla vendita ancora sulla vacca. Oh, mi scusi, Andiamo. Prego. Allora aspetta che prendo l'elicottero. Dove ti trovi? Nel lago di Sandy, stanno andando verso la parte opposta. Adamuno stiamo arrivando. Adamuno stiamo arrivando. Io per il lago, io l'ho perso, dobbiamo trovarlo. G4. BS. Detective One, datemi un attimo che prendo una volante e arrivo. Capisco mettere che è BS. Aspetta, avvisato. Descrizione base veloce del soggetto. Adam 2, mi ricevete? In acqua. Hai detto direzione Sandy, stava scappando. Sarebbe meglio avvisare. Sì, affermativo. Eravamo in acqua e vestito di viola. Vestito di viola? Sì, giacchetta a quadri viola. No, non è lui. Verso dove si dirigeva a nuoto? È verso Sandy Shores, la riva di Sandy Shores al lago. Ok, noi ci siamo. Cercatelo, chiude tutte le uscite. Possiamo andare di più sulla strada? Allora, io adesso. Io in culo con la barca, non mi interessa. Vedo che sopra con il binocolo guardo. Ma posso prendere la barca o devo fare da qui? No, puoi prendere la barca. Allora, guarda qui a questa qua. Qualcuno si sta entrando in culo,
La barca che sta girando nel lago di Sandy sono io, Adamo. Ok. Capitano, gli sceriffi, state avvisando. Lo sto inseguendo a piedi, sono appena uscito dal lago 6. No, sono un po' più avanti del motel. PC4. Vai con la barca. Sto andando, ma... L'ho fatto io la chiamata, la mia posizione. PC4. Oh, cazzo, vai con la barca, dove sono è molto vicino. Al telefono, sto parlando con qualcuno al telefono. PC4, sono in macchina, sono lì a 800 metri. Non mi sale più sulla barca. Posizione, siete sempre lì, poco più avanti. Adam 2. Stiamo andando avanti verso lungo tutta la costa. Siamo dove c'è quella specie di rotondo sotterraneo. Ok, Adam 1 Li vedete? Sì, no. Sì, siamo qua a destra, qua a destra. Torna in acqua. Barca, torna in acqua. Sì, sta arrivando. Entro in acqua, dopo che non mi sentirete più. Fermo, polizia, fermo. Fermo. Dove siete, ragazzi? Fermo. Siamo in lago di Sandy adesso. E ci sono anch'io, lo vedete? Non ti vedo. Ti è crashato. Sto arrivando, sono quasi a Sandy. Dalla parte dove c'è il punto droga. Fermo, ehi! Continua a muoverti. Ma che cazzo fa? Dall'altra parte di nuovo. Ehi, fermo! Fermo l'imbarca. Dov'è che sta andando? Fermo! Ehi! Fermati! Occhio ragazzi, non ammanettate, sei in acqua. Ho visto che bravanavano le tasche mentre era in acqua. Ragazzi, non collega, raga, mi sentite? Visto che eravamo nelle tasche poco prima che salga sulla barca. Controllate se ha lasciato qualcosa. Si avvicini e salga sulla barca. Salga. Ok. Si tolga la maschera. Venga fin qua. Situazione sotto controllo. Giorno. Venga fin qua. Non riesco. Collega la manetta. Ormai stava scappando. Ti volti? Soggetto ammanettato. La dichiara in stato d'arresto. Aspetto, riporto d'arrivo. Falcon, grazie mille. Poi. Ho detto di rimanere in silenzio, ogni cosa che dirà verrà data con il tribunale. Occhiate permettere... in giro per vedere se c'è altra gente. Sì, guardate in giro perché era il telefono prima, mentre non inseguivo. Era il telefono prima, signore, mentre non inseguiva. Signor Drake? Sì. Vabbè, prendo il posto di guida. Mi sto aspettando da 22 cm di lemon addosso. Permesso, fatemi passare. Ok. Fate se avete il signore collega tutti in piedi. Stava vendendo al motel, ragazzi, per caso. Attenzione! No, raga, sì. Dobbiamo trovare assolutamente l'autovettura, perché avrà roba dentro. Stiamo andando a controllare sul punto di ritrovo. E c'era un'auto un po' scassata lì al punto. Andiamo da dove noi adesso? No, andiamo a controllare. Non lo posso dire. Poi dirà la poi. No. Ci sono i droni attivi. Ah, ottimo. È venuto con andiamo un mezzo. Vabbè, puoi immaginare dov'era, ecco. È quello, ok. Vabbè, stiamo andando noi tanto. Sono già là. Perfetto. Già là. Ecco, vaga a serenata. Va, aggiungetemi però che sono da solo. Aspetta. No, signore, stavo a scendere. Cazzo. Penso che sia benzina da quello che ho visto prima. Aspetti che... Faccio retromarcia un attimo sì, che... Sì, fai retromarcia e lo tiro giù io. Ah, discortiamo noi, andiamo insieme, dai. Beh, guarda, sì, venga non pure. È lì. No, qua. Lo facciamo salire in macchina. Sì, portatelo in centrale. Aspettate che arrivo per l'interrogatorio. Collega, apri la porta. Ditemi chi è che avete fermato, per favore. Perfetto, lascia la cintura. Aspetti che metto la cintura. Vendita non vedo auto. Ok, a posto. Ah, non vedi auto?
controllo dovrebbe esserci un SUV blu un po' scassato. Adesso andiamo, siamo noi a terra, ma è venuto a piedi il signore dove era prima? Eh? Era venuto dove a piedi? Avete visto là sul punto? Prima sì. Della... Sì, prima lì. Prima di salire con chi era? Prima di buttarsi su. La seconda volta in pochi giorni, eh. È vero. Passa così in fretta il tempo. In mesi, non mesi. Vabbè, chi se ne... Minchia, lì, questa cosa si è fatta. Legge. Faccio il cazzo, sì. C'aveva da notare. Comunque lei è un organizzatore, se me lo fa bene. Sì. Sì, ma... Ora sto annuncio. Possiamo fare in fretta con molto tempo? Microfono non ho molto tempo. Disattivato. Per? Devo andare a chiudere gli occhi in fretta. Devi chiudere gli occhi in fretta? Quindi bravo. L'auto ce l'aveva. Beh, non era riposato. Sì, non e qui quindi sono accenti a lunedì. Il signore deve chiudere gli occhi in fretta. Vi sapete che come si sta centrale già ora? Vabbè, vai, andiamo noi, dai. La mia, il barcaiolo. Chi è sospettato che avete fermato? Drake Pierce, lo conosco già da un po'. Ok. Non si deve chiedere i documenti, so già chi è. Ma scusi, ma non è il meccanico che viene a farci viste queste? Sì, è lui. No, sul punto non c'è niente da... E fa ste cose. C'era una macchina probabilmente civile, ma penso... Sai quanto paga la... fare il mercato? Lavoro. Senza macchina, andiamo a controllare sul punto adesso. Perché lo fai? Ho telefonato al complice che era nascosto e se l'è portata via. No, sembrava una macchina di un civile, da quello che ricordo, da quello che sono la body. Certo che raga, comunque farsi tutta la roba a nuoto e poi tirare fuori il telefono come se non fosse rotto e bagnato. Sapevo aggiornamento su quel che è successo verso 7. Sì, scusi, abbiamo avuto un po' di problemi perché siamo dovuti anche prendere l'acqua, quindi le radio non funzionavano bene. C'è un signore che è scappato a nuoto al pontile, vabbè non posso dirlo adesso perché se no. Vabbè comunque niente, era uno... L'avete preso? Sì, stava vendendo della marijuana lemon, abbiamo preso, però non funzionano bene i radio. No, perfetto, team detective, io sono in centrale. Ci penso io, c'è roba mia, non mi sa. No, che roba tua, cioè è roba di tutti. Nel senso che, cioè... Cioè, la situazione è quella. Adesso voglio vedere dall'altra parte se c'era, magari qua se l'è fatto tutto a nuoto. Non lo so. No. Con mezzo privato c'è arrivato, sicuro. Secondo me è venuto a piedi, anche perché ieri il soggetto l'abbiamo preso lo stesso modo e non aveva una macchina, è scappato a piedi, lo stesso soggetto di ieri. Ma dovrebbe avere una moto, sì. Quindi potrebbe essere dentro i cespugli. Esatto. Scendere la sua cintura, attenzione mentre sta scendendo la testa. Prego. Avrei raggiunto la posizione con la moto dato che è scappato. Ok, il soggetto si trova in sala interrogatoria. Affermativo. Chiede se vuole un avvocato. C'è bisogno proprio dell'interrogatorio. Vuole un avvocato? No, c'è proprio bisogno dell'interrogatorio. Io ora rifiuto di avere volere un avvocato. Va bene, adesso arriva un avvocato. Cosa di veloce, perché poi devi andare via veloce. Cercatemi... La storia è sempre quella di ieri. Vabbè, ci messo io a posto. La storia è sempre quella di ieri, a chi dà il detective? Sì. Sì, quando vengono sono tutti tranquilli, poi quando vengono presi c'è tutti quella fretta di andarsene via, no? Beh, la storia è sempre quella. Vabbè, tanto adesso arriva il detective. Avete qualcosa da bere? Da? Bere. Collega? Sì. Collega, la mette? Ok. Prego. Prego, pure collega. Eccola. Sono in centrale. Ok, ha delle armi addosso, signore? No. Vabbè. Durante l'interrogatorio mi muto l'audio, se avete bisogno di toccare. Torni, faccia contro il muro che le metto le manette. Perfetto, eccomi qua.
Salve. Grazie, agenti. Perfetto, se volete potete, colleghi, potete aspettare oltre al vetro. Vabbè. Allora. Intanto, scusate. Salve. Mi presento, io sono il detective Pasquale Soprano del Dipartimento di Polizia, numero matricola 2188. Allora, intanto le chiedo, intanto se mi può dire chi è, dove posso trovare un suo documento. Pasquale. Ok. L'hanno già perquisita per caso? Sì. Ok, sì, posso riperquisire io, gentilmente. Ecco. Ok, qua vedo una grossa somma di contanti. Come mai li ha? Volevo comprare una macchina, a dire il vero, però ero indeciso. Che macchina? Ce n'è una che costa 12. E una che ne costa 11. Ero molto indeciso. Quindi non okay. 10. Ok, perfetto. Va bene. Ok, allora, momentaneamente i suoi capi d'accusa sono possesso di sostanze stupefacenti, che negativo. Aveva 22 cime di marijuana, che le sono state ritrovate. Impossibile. E tra l'altro ha fatto anche fuga, resistenza all'arresto, resistenza a un pubblico ufficiale, quindi fuga dalla polizia, a piedi, nuotando. E adesso le spiego anche dove abbiamo trovato le 22 cime. Le 22 cime sono state ritrovate sul fondale marino, dentro delle bustine ancora, proprio quando l'abbiamo arrestata. Lei era proprio lì vicino, proprio di fianco erano a lei. Quindi mi pare molto strano. Mi pare strano? E allora perché scappava, mi scusi. Ma stavo facendo la votata, non stava scappando, quindi. No. Che facendo ogni giorno, anche ieri mi sono fatto una bella nuotata in mezzo al lago. Fa una nuotata con 10.000 dollari addosso, non doveva andare a comprare una macchina, mi scusi. Sì, però la macchina al telefono di Pasquale, lì che il soggetto era mascherato anche. Ha detto doveva comprarla la macchina, non... Sì, ma quella con cui devo andare a comprarla... E dove la devo andare a comprare? Mi pare che sia aperto quello di Paleto. Quello di Paleto? Se non mi sbaglio era aperto quello, prima avevo fatto l'annuncio. Provi a chiamare. E allora perché era mascherato? Non ricordo. Non ricorda. Allora, mi dia un attimo che consulto un attimo il codice penale e le dico, va bene? Non ricordo. Già sarà mascherato? Non ricordo. Vabbè, mi sembra giusto. Io metà game. Povero Diego, ha beccato per la seconda volta in due giorni. E terza. No, poi l'abbiamo arrestato anche prima. Allora. Per fuga dalla polizia. Quindi, allora, la resistenza pubblico ufficiale comporta 24 mesi di reclusione e 5% del patrimonio. Quindi... sarebbe che noi la dovremmo portare al carcere massima sicurezza. Vuole cambiare la sua dichiarazione per caso? Cosa devo dire? Non lo so, è vero? Se dico la verità cosa succede? Se dice la verità potrei ripensarci. Magari anche da chi l'ha presa quella marijuana. Quella l'ho presa da me. Quindi era sua. Sì. Ok. Vedi che cominciamo a ragionare. Tanto devo dirlo. Quello che ci facevo lì lo sapevo. Immagino che lo sa. Ok. Era a piedi? Sì.
Sicuro? Sì. Dilli che quindi può anche sequestrare i soldi dato che li ha presi vendendo. Mi dicono che hanno trovato una moto in quella zona. Non è poverino, mio. Veramente muore di fame. Poi. Ma che muore di fame che ha bisogno di soldi? Che si vuole comprare il business. Via via, multe, multe. Ma che cazzo dici che gli hai mandato la multa? Multe, però... via. $5 Tiro fuori dal garage da... mesi. Che moto è, mi scusi? Non mi ricordo, ya qualcosa. Non lo so. Ya qualcosa. Strano. Del 100% di fare. Comunque. Quindi non si stava facendo una semplice nuotata. Ma la nuotata l'avrei fatta comunque, come ogni giorno. Ok. E perché faceva una nuotata con quelle cime di marijuana addosso e con tutti quei soldi? Ho visto un fantastico suo collega correre verso di me e quindi ha deciso di scappare. Beh, okay. Avrebbe fatto il mio posto lei. Bah, io non avrei mai iniziato a spacciare, diciamo. O no? Beh, si mettono i miei panni, nel senso, lasci stare che avrebbe iniziato o no. Se vede le mie condizioni, il poliziotto che corre verso di lei in un punto del genere sarebbe scappato, no? Non lo so, purtroppo non sono lei, guardi. Comunque. Un attimo solo. Sto leggermente scocciando. Però vabbè. Adesso mi sto spray Wolverine attraverso. Era da solo per caso? Sì. Sì? Sì. Ok. Fa da sé, fa per tre. Beh, oddio. Ma quindi quei soldi li ha presi? Soldi che ha addosso? Lavorando come meccanico. E non ha detto che era una situazione un po' così? Che senso? Scusi, guarda, quanto ha lavorato? Ah, guardi che vado avanti a lavorare come meccanico da un bel po'. Quanto guadagna a chiamata? Dipende, allora, chiamate fuori città per riparazione sono 2,20, chiamate in città per... chiamate in città sono... per riparazione ovviamente sono 100. Poi sequestri 3,50 in città, 4,50 fuori città e 500 paleto. Riparazione gomma sono 4,50. Poi che altre tariffe ci sono? Trasporto veicolo sono 3,50. E quindi, cioè, lei ha guadagnato tutti questi soldi in quanto tempo? Più le riparazioni all'aeroporto del McKenzie, che sono 2,000 ad aereo. E quanto ha guadagnato per, cioè, in totale da... Cioè, quanto tempo ha lavorato per questi soldi? Per tutti quei soldi che ha? Sarà 2 settimane che vado avanti. 2 settimane? E non li deposita da qualche parte? Sì, ma li avevo prelevati. Ah, li aveva prelevati? Quindi lei in 2 settimane si è fatto $10,000. Eh sì. È triste come cosa. Mi sembra strano, perché comunque... 22 cime sono un po' poche, non guadagnerebbe niente. Io conosco quello che avevo. Io conosco quanto si guadagna. Ah, perché anche lei faceva? No, perché sono un detective. Complimenti. Anche lei faceva. Va bene. Quindi, vabbè, visto che ha confessato il reato, facciamo invece di portare al carcere massima sicurezza, la deteniamo qua per 18 mesi. Le facciamo, le somministriamo una multa del 5% e in più i soldi le verranno sequestrati, quelli che ha addosso. Prego. Il ha detto mi pare un bravo ragazzo. Ah, penso io, non si preoccupi. No! Poi dovrò dare tutti i soldi che ha sequestrato al sergente. Beh, ma è vero, poi... Prego, intanto può iniziare a... darmi i soldi, tutti quelli che ha, e nel mentre le somministro la multa. Anzi, una multa le fanno per già. Per comprarmi le cose. Ok. Ho intenzione di farmi avviare un nuovo progetto, di fare una cosa nuova. Prego, colleghi, venite pure dentro, alla stanza. Mi sentite dall'altra parte.
Opla, eccoci qui. Ok, Emily, di al cadetto di arrestarlo per 18 mesi, fategli un del 5% e io dopo ti passo i soldi che ho sequestrato. Sì, perfetto, signore, venga, venga. Hai detto? Allora, 18 mesi e 5%. Sì. Ah, è vero, prima di andare in carcere ha diritto a una chiamata. Vuole fare una chiamata? Siamo qua. Vabbè, dico prima di finicella. No. Vai, vai. No. Ok, perfetto, potete procedere. Vabbè, quello che ho detto, facciamo una sala foto. Sì, farà poi mettete la voi la foto. Cioè fate voi lo schedario. Lo fai fare a me lo schedario così vedo anche il lavoro. Sì. Faccio chiare sui criminali che fanno serpeggiare tutto. Io ancora. Lo schedi tu o lo schedo io? Era tutto. Io ancora sto cercando di associare la tua voce dalla faccia. Non riesco. Prendo anche il documento per fare la foto, così ho documento. Sì. Prendi il documento e... Riuscissi solo a passare un documento. Non l'hai visto, Cesario, comunque facciamo sempre con te. Ok, adesso le faccio la foto. Che bello supervisionare, non dover avere sta foga di dover stare... Ok, perfetto. Cioè, veramente... Venga pure. Lo riammanetto adesso. Ma non serve. Ha fatto la multa? La faccio prima di metterlo. Va bene, dentro. Ok. Intanto sì, beh, metterlo dentro devi mettere le manette, però. C'è qualche Adam libero? Sì, noi. Potete andare a Yellow Jack, che vedo un po' di. Sì, madonna, dico che fermo della Madonna. Andiamo, andiamo. Siamo vicinissimi. Ma pure oggi. Vabbè, ho dato un'occhiata perché tutto mi viene bene. Okay. Sto andando alla live. Andiamo a vedere. Ok, prego, facciamo quale vuole. Che ce la preferisce? Quale? Questa o quell'altra? Decida lei, può anche scegliere se qui qua se lo muove ora. No, qui si respira di più. Ok. Allora, ma è tradizionale, ma cioè, sempre solito. Il 5%, sì. Ragazzi, vado un attimo allo Yellow Jack. Siamo già noi allo Yellow Jack. Tutto a posto? Sì, dovrebbe essere tutto a posto. Questo qua è da pagare. Venga su un attimino più verso di me che devo mettere le manette. C'è Michelle per caso lì? Non lo so, perché sì. Interessa? Perché mi sta chiamando? No, non lo so, non ho idea. 18 mesi? Sì. Occhio non fare l'errore del suo collega, No. Me l'hanno raccontato, ecco. Però parlare con collega sì. Quanto vi manca? Siete già arrivati? Va bene. Tornata. Vabbè, è il cellulare. Ok, no, ok. No. Puoi andare via, Falco. Sì, ho appena preso, chiudo gli occhi. Vabbè, tanto chiudo gli occhi, vabbè. Ah, ok. Vabbè, puoi vederti. Bello. No. Sì? Sì, tieni, ti do i soldi che ho sequestrato, poi li dividi. 10.350, poi li dividi in boss. Mi segno che tengo a parte, un giorno farò un totale, cioè pagherò bonus. Sì, poi dai bonus come ho fatto la volta scorsa che ho sequestrato $30,000 e li dati a Serena. Sì, a me non me li hai dati. Sì, che te li ho dati. Ah, cioè no, cioè, ma ieri mi c'è chi ti ha sequestrato i soldi. A chi? O qualche giorno fa mi ricordo qualcuno ha sequestrato i soldi dopo un arresto del genere. Non lo so, io ho i soldi che ho sequestrato. Purtroppo cioè, non c'è scritto da nessuna parte di dover darti i soldi. Però io ogni volta che sequestro i soldi. No, ma adesso magari ne parlo con Cornelius. Infatti, metti nei protocolli che quando vengono sequestrati dei soldi. Notiamo. Sì, vengono dati a chi dagli stipendi sì. Che vengono poi divisi in bonus. Perfetto, io l'ho fatto sempre così. L'altra volta anche con Serena. Un progetto da poter avviare, una cosa carina. Adesso magari ne parlo sempre con Cornelius. Mi chiamano pronto? Ciao carissimo, senti. Vorrei chiederti una cosa, sarebbe da aggiungere ai protocolli, ai regolamenti, diciamo, che i soldi che si... Non ho capito, scusa, vuoi ripetere? Sì, chi è che urla, che sento da te? Vabbè, ripeti. Sarebbe da aggiungere ai protocolli e ai regolamenti che quando si requestiti dei soldi, in seguito all'arresto dove le persone vendevano, di darli a chi dà gli stipendi e così vengono fatti i bonus. I bonus stipendi, okay. Se quelli aggiuntivi, magari dillo, scrivilo nel regolamento, che parla con Broadway che lo può.
Ok, va bene. Vi chiudo anche, se non mi ricordo io. Così magari se i soldi li accumuliamo e più settimana, se sono stati accumulati dei soldi, si dà il bonus in più. Ah, e poi volevo fare una cosa. Sì, i detective, no? Purtroppo vengono tutti riconosciuti dal fatto che guidano le undercover. Sarebbe carino poter comprare, acquistare stanziano dei soldi in più che abbiamo, perché ce li ho, per comprare delle auto non undercover, ovvero auto civili per cui andare a indagare. Ah, potresti. Intanto, sai quelli, questi quelli che usano, quelli che vediamo in giro che usano i civili, quelli là non si riconoscono, no? Sì, potremmo investire per ogni detective un'auto di quelle là, abbastanza veloce, che non si costituono, tanto quelle lì non costano troppo. Potrei parlare, vedere un po' sui fuori, tanto io c'ho 900 e passa mila dollari, quindi qualcosa in più ce l'ho sicuramente. Vabbè, ma adesso vediamo tutto. Me ne occupo io magari un po' con te, magari ne parliamo, magari su quale veicolo comprare, perché diciamo che sarebbe molto comodo per i detective non usare undercover, che vengono riconosciuti subito. Ok, perfetto. Ma poi adesso magari ne parlo, vedo un po' quanti soldi ho esattamente da poter spendere. Va bene, ok. Ciao, ciao. Ma no, ciao. Voglio la promozione a tenente, cazzo. Io ho scritto che il signore è stato semi collaborativo. Sì, sì, va bene. Ok, mi hanno scritto un messaggio. Adesso registro soltanto la multa e a posto. Comunque, sto dicendo, cioè, ancora sto cercando di associare la tua faccia, io, cioè, non riesco. Sicuramente ti ho visto. Sicuro. Tizio il Grass Centrale 25. Non vuoi capire come cazzo fa a riconoscerlo. Preleva 13.000. E aspettiamo che arriva Broadway. Ah, il giudice lo chiama Frank Sevizie. Pronto magistrato Sevizie. Eccola. Certo che lei risponde al cellulare in modo molto, visto. Molto svelto, molto pratico, pure nel mentre in cui non esiste. Comunque, sì, infatti ho un po' di difficoltà a vederla. Bene, signor Sevizie, sono alla sua sinistra. Comunque, allora, un secondo. Verso il bancomat, venga verso il bancomat. Comunque, avrei da darle il suo stipendio settimanale. Diciamo, oltre ai soldi che lei ha, che è ricco sfondato, ho altri soldi da dare. Ricco sfondato? Io? Sì, dopo le tasse del business. Ha mai visto il mio conto in banca? Io domani forse sarò ricco sfondato, adesso sono un poveraccio. Il mio conto in banca monta a 853.000 dollari. Il suo? Sì. Forse è lei la ricca sfondata. Io gestisco gli stipendi, solo questo. Per qualche giorno sono ricca, poi scende a 400.000. Salve. Ah, poi scende a 400.000. Salve. Chi? Io? Lei? Neri, Viola. Ah, oddio, allora vediamo. Quando scende a 400.000 sono pochi i soldi. Ecco, lì sono pochissimi. Beh, il mio conto in banca è 20.000. E devi depositarlo, Broadway? Il suo stipendio? Ma l'ha già dato? Sì. Veloce indolore. Ecco, ora avrà un po' più di soldi, tenga, guarda. Capitano, tutto a posto? Sì, non posso rispondere adesso. Okay. Ma che cazzo è successo qua? Prego, sono stipendissimo. Sente, mi fa preoccupare in questo modo. Ah, sono per me questi? Eh no, è perché chi sono, se no? A me non servono, domani mi arricchisco. Non so. Vabbè, allora mi dia lo stipendio che lo uso per il dipartimento, se proprio non lo vuole. Un attimo, eh. Perché diciamo, volevo parlare con lei proprio riguardo ciò. Cioè, perché mi ha dato questi soldi? Perché se, in teoria sarebbe il suo stipendio. Perché sono le tasse? No, lei ha lo stipendio fisso, questo. E le tasse più le tasse del sabato. Le tasse del sabato però dovrebbe essere usate per un po' tutto, diciamo. Allora. Per lo Stato. Nessuno a me dice niente, perché l'altro giudice mi ha detto che le tasse dei business sono mie. Lei mi dice che le devo dare. Sì, cioè, sono sue, ovvio, però c'è.
sinceramente, che pagano un giudice, cioè allora io lo dico, però non si offenda, però che business paghi in un giudice non esiste né in cielo né in terra, ecco. Però comunque, diciamo, il suo stipendio sarebbe questo qui, in teoria, ciò che guadagna la settimana delle tasse sarebbe da utilizzare per il suo stato, diciamo, per la sua città, diciamo, per lei stesso, per il suo tribunale, per i suoi avvocati, certo, per poter fornire uno stipendio fisso ai suoi avvocati. Sì, per pagare sì, i processi vabbè, dei suoi avvocati. No, chiaramente no, pensavo che dovevo darli a voi, capisci? Cioè, no, no, noi siamo in grave situazione, ancora abbiamo molti fondi arretrati che non sono stati, diciamo, pagati, diciamo, e stipendi non mai pagati, lì là sui nostri fondi restanti, però ancora camperemo per un bel po', perché sono un bel po' di soldi. Sì, cioè, possiamo aiutare a vicenda. L'unica cosa che dico è che prima ho parlato con un agente. Oh, una rapina, Giorgio, mi sa che lavorerà. Ah bene, vada. Sì, un attimo, devo depositare $10,000 che non vorrei perdere. Ah, anch'io li vorrei depositare. Dov'è sta rapina? Infatti, dov'è? A Lindsay. Lindsay Circus. Famosissimo per... Quello solito sfigato, Shark. Eh? Quello solito sfigato di Vinzenaio. Ma dov'è, raga? Qual è? È il solito Lindsay Circus, ragazzi, quello dove facevano le rapine lo scorso wipe, scusate farlo fare qui. Ma a me non è uscito neanche. Ma dov'è? È quello vicino all'armeria, che sta nella zona vicino al Burger Shot. Codice postale 200. Esatto, scusate per la FRP, però ecco, per farlo capire. 200. 107. 200, sì. Quello 200. Dove c'era vicino al Burger Shot, il benzinaio vicino al Burger. 200 non lo vedo, il benzinaio. Ah boh, Ciccio, l'armeria vicino al Burger. Ah, l'armeria. No, non ho capito. L'armeria vicino al Burger, ragazzi, non è difficile. 360 c'è anche l'autolavaggio. Porca troia. Ma vaffanculo gli NPC di merda, vaffanculo NPC di merda. Falcon ci sta alzando il volo. 10-4 Falcon. Dico se c'è qualcuno sui tetti. Grazie. Ecco, non vorrei che magari avessero uno ostaggio e lo uccidessero vedendoti. Aspetta un attimo. E confermate. Attendi che arriviamo sul posto, che se ci dicono che non vogliono elicotteri, se no uccidono lo stato e poi dopo non venire un attimo. Vabbè, ma io sto in alto. Non ci fatto. Manteniamo un attimo la sedda... Capitano, gestisce lei la contrattazione? Sì. Ok, vedo due veicoli sul posto, barricati davanti all'entrata. Vedo un uomo all'interno, pelato, vestito di blu con giacca nera, potrebbe essere uno stagio. Occhio ragazzi al benzinaio che si esplode pompare. Prendo la carabina dalla mia macchina se riesco. Vedo della gente. Ok, vero che sono mascherati. Ok, vedi che distra un attimo zitto perché adesso parlo io. Sei stato sbagliato. Dani, puoi evitare di fare le telecronache? Raga, qual è il posto? Devo spiegarvi ciò che vedo, Vicino al burger. Un messaggio chiaro. C'è gente mascherata dentro, comunque sì. Faccio chiamata se volete così della polizia. Chiamato, ragazzi, comunque sul tetto. Sul tetto quello là. Rispondi tu, Icarus, a questa 360, qui. Sono loro. Di fianco all'autolavaggio. Di solito ci va gente perché c'è una scaletta. Occhio pure di fronte al balcone, quello di fronte. Io sbirri. E i sceriffi li abbiamo spostati. Icarus, ci stanno chiamando. Spostiamo gli sceriffi anche qua. Stiamo arrivando i chilometri. Risposto io. Spostarli, porco Dio. No, ok, risposto. Che cazzo ho appena visto? Qua non c'è nessuno. Ciao sceriffi. Will, salve. Ciao sceriffi, scusate, vi stiamo muovendo. Scusate. Eccoci. Chi la fa la contrattazione? Ehi, Icarus. Sto andando io. Quando sei lento, Vito? Sei in live, Danai. Sì, sono in live. Capo, vieni con me, va. Io per chi facciamo siamo... Ragazzi, attenti al tetto là sopra, Dov'è? Piedi. Buson. Dove stiamo siete? Stiamo girando dietro il colpo alla Buson, dietro, allora. Negativo sopra i tetti, raga, negativo, 10-4. Allora, okay. Mettiamoci noi sopra i tetti. 300 metri. Meno uno. Non è... Questa non rispondete, questo? Alla centrale. Rapina finita, occhio. Non uscite? No, vai qua dentro. Dove siete, raga? Siamo al benzinaio. Oddio santo. Raga, non c'è i balconi, Charger, vai dritto. No, il balcone non c'è nessuno. Comunque se volete io una flashbang, buoni che in caso parlo io parlo. Buoni che parlo. Ragazzi. Signori, mi sentite? Mi sentite sì o no? Sì, la sentiamo. Sì. Non mi faccio vedere, non ce n'è bisogno, sono il capitano della polizia. Sto salendo sul tetto.
Sì, sono qui, guarda, mi vedi? Sta davanti a me. Ok. Lo vedo io. Sì. Vito, carabino? Sì. Quale sono io? Sono io sul tetto, certo. Ok. Siete sul tetto? Cosa volete? Sì. Controlla l'altro. Ho un individuo sulla tira. Sto arrivando. Me lo devi dire se volete soldi. Anyways. Perché qual è il problema dei detti? Quanti siete? Quanti soldi volete? Che hanno di ostaggio, raga? 15.000 per due ostaggi? Faglieli vedere, fatti vedere. Mi devi far vedere tutti e due gli ostaggi. Con calma, non succede nulla. Setti liberi, raga. Uno sul tiro. Controllo il balcone davanti alla porta. Che i soldi si piazzano là. Sette in due sul tetto. Sì. Lo so perché ha perduto, c'è il cartellone bianco. Sì, lo vedo. Alcazan, quindi tutti i tetti salendo sul tetto. Sì, siete in due. Sto vedendo quello che vuoi. Cosa vuoi? Ragazzi, fate un annuncio che questa zona qua è interdetta di chiunque verrà visto verrà arrestato. $30.000? E una via di fuga. Ok. Quattro posti? No, spara, no, devi che è un errore. Con calma, con calma, con calma, con calma. Wilson, non... però che cazzo. Madonna, ragazzi. No, ma non so perché ha sparato da solo. Gli stavo premendo un pulsante, stavo digitando sulla tastiera. Lo so, è stato accidentale. Ma raga, non facciamo nulla. Raga, chi è sotto l'elicottero? Niente, va, allora. Tutto buggato, sto la tastiera. Adesso. Sì, io. Okay. Sono io. Vi prendo i soldi. Ok. Niente. Vi do i soldi e fate uscire gli ostaggi. Li hai visti? Vi do prima $15.000 e fate uscire un ostaggio. Dopodiché vi do gli altri $15.000 e fate uscire l'altro ostaggio. Allora dovete fate uscire tutti e due gli ostaggi. Signori, è una situazione delicata. Siete circondati, siete. Ok? Con calma. Ce l'avete voce, ce l'avete. Adesso sentite la mia voce. Sentite la mia voce, per favore, di nuovo, ripeto. Adesso, voi, anzi io in realtà vado a prendere i soldi, $30.000, come avete chiesto voi, ok? Falcon, devi essere calato. Adesso. Vai via. Vuol dire che c'è qualcuno da qualche parte. Controllami. No, ma si sente. $30.000. Era basso. Tranquilli, mi metto in edificio accanto. Vado a prendere $30.000, ok? L'ho già fatto atterrare, state calmi, per favore. Non si rialza l'elicottero, allora. No, dove sono andando io? No, non è niente, non è tranquillo. Se ne sta andando via. Ok, allora. Adesso io prendo $30.000, ripeto, ok? Me li sto facendo portare, va bene? Prendo $30.000 e ve li do. Voi fate uscire gli ostaggi. Molto semplicemente. Sgomberiamo la zona e voi me ne potete andare. Basta che non fate nulla, gli ostaggi. Non mettiamo strisce chiodate. Vado a prendere $30.000. Levate le pistole, altrimenti non vi do i soldi. Raga, posizione elicottero. Vado a prendere $30.000. C'è una chiamata. C'è una chiamata strana su un tetto al 350. Posizione elicottero. Niente, ma... Ascolti okay, quando parla qualcuno. Dani, mi vai a prendere $30.000, per favore. L'elicottero non c'è. Dani, mi vuoi prendere $30.000, per favore? Fammi andare a prendere un attimo. E non discutere l'elicottero, discutere i soldi. Che cazzo, ma no. Non rispondere così al capitano. Che può venire in ospedale, per favore, senti. Per lo sceriffo con Nord Arsei. Hanno preso questo momento, sospeso. No. Guarda, quello è stato sospeso. Allora, adesso io vi do soldi. Tu non dica che siamo impegnati un attimo.
Manix. Sta dentro, credo. Yes. Magari si scrive. Ok, eccomi. Dammi 30.000 dollari. E raga, scrivete a Manix qualcuno. Perché? Okay. Cosa vuole? Vuole riloggare perché c'ha il menu tutto. Cosa gli scrive? Ah, raga, aspettiamo un attimino, allora, prima di continuare a scendere. Scomprare queste macchine qua davanti. Sì. Cosa facciamo quando escono? Signori, non voglio sparare un colpo, ripeto. Io ho 30.000 dollari. Sì. Qualcuno se guidare bene, vado a prenderla super veloce, magari. Vado a prenderla io. No, no, io stavo. Anzi, non posso. Non detecto. E l'altro chi me lo, chi mi consiglia? Chi mi dice che sta bene? Non me lo fate uscire. Raga. Io posso seguirli da molto in alto, non possono vedermi da in alto. E lo sapete che siamo costretti ad aprire il fuoco se vi portano un ostaggio dietro, vero? Non potete portarmi un ostaggio dietro perché poi siamo costretti a inseguirvi e non finisce bene. Se voi fate uscire gli ostaggi adesso, tutti interi, noi vi facciamo andare via. Sto facendo sgomberare tutte le macchine da qua davanti. Le faccio spostare ora, tanto. Vedi che le stanno spostando, guarda. Invece lo sto facendo. Ragazzi, nascondetevi nei veicoli. Fermo. La sposta no, capitano. Fermati, fermo. La puntano una pistola. Perché? Qual è il problema? Ok, ok. Non c'è nessuno qui intorno, ok? Raga, quella moto la useranno per scappare, non lo prendi più e se scappano in moto, non li prendi più. Quindi sì, siamo tutto il dipartimento. Che vi interessa a voi? Ma tanto appena come dico io, ho 30.000 dollari. Io. No, 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 così è una porcata. I carusi insisti sul fatto che loro vogliono quei soldi. Voi volete questi soldi, io i soldi ce li ho. Voi fate uscire gli ostaggi e i soldi vi verranno dati. Non vogliamo che sia sparato un colpo, non vogliamo sparare un colpo. Voglio avere due ostaggi vivi e non mi frega un cazzo dei soldi. 30.000 dollari non sono niente per gli ostaggi. Scusa. Che moto è, raga? Che moto è quella? Io ho visto una Kusu, girare in zona. E due. È una, credo sia una Bati color nero. Allora, aspetta, ti faccio una cosa. Vado a prendere la moto della Pola. Non ho letto. Va un cazzo quella moto. Però non gli sto dietro. No, no, fermo, capita, vado io. Non vada lei, vado io. Dove va lei? Dove? Ma vi stanno facendo entrare? Oh, raga, aspettate, devo andare più la moto della Pula. Ma ne devono uscire due o uno, Ica? Uno, lo fanno uscire, uno ne fanno uscire. Madonna, allora, signori, vedo che non voglio che mi si punti un'arma contro. Ok, io mi avvicino, vi do i soldi, ma non voglio che nessuna arma mi venga puntata. Dai, mutati. Chiaro? Microfono disattivato. No, no, io non entro, non avete capito. Faremo così, ascoltate me. L'ostaggio si avvicina alla porta, io butto i soldi e lui esce, ok? Non cercate di fottermi, ragazzi, perché sennò va a finire male qui, Oh, ma tanto restiamo con l'ideale che è meglio fare una... Icaro, sì, per noi. Va bene, io mi avvicino e anche lui si avvicina. Ma buono nel senso RP. Ah, ma un attimo, sono un sacco di casino. Era una massa... Ok, dai, forza, Edoardo, cammina verso la porta. Vieni. Sono qua per la moto, Verso l'altra macchina, Vai via, vai via, Pasquale. Via, perché? Vai, corri. Forza, vieni. Vai da lui. Oh, ecco. Cazzo, sta scappando l'ostaggio. Siamo collaborativi. Ok, fermate lo stadio. Metteteli le mani. Vi sono incazzati come le belle, signori. Quelli fanno è andato verso il prato. Stiamo prendendo, ok? Avete altre macchine qui. Ci avete ancora uno stadio. Non lo so, non li ho visti. Siamo collaborativi. Non ho idea. No, perché 3 minuti? Vi abbiamo dato tutti i soldi. Siamo stati collaborativi. Dovete stare calmi. Ma qua non si muove. Ha delle armi con l'ostaggio. Avete preso ancora uno stadio. Tutto. E non siete. La posso acquisire per la situazione migliore, sì, quindi certo. Veniamoci incontro, per favore, ok?
molto semplicemente. Adesso noi vantiamo una macchina qua davanti, questo furgone che voi volete, ve lo mettiamo qua davanti, ok? Raga, spegnete i lampeggianti. Qua dove sono io, qui? No, sono davanti al parcheggio. Raga, serve più gente disperso davanti che mi arriva l'entrata. Con il muso verso il mare. Ti sono aiutato anche. Buson, io sono alla tua destra. Noi parcheggiamo qui, sopra il muretto. Qui e voi fate uscire l'ostaggio. Avete capito? Qualcuno che si metta sul balcone, quello là di fronte al coso. Lascia il tempo di prendere il furgone, ok? Di qua no, c'è ancora non ci sarà posto, niente. Però. Datemi il tempo di prendere il furgone, ok? E lo stagio dove lo lasciamo? No, ma manettato dentro una macchina. Vabbè, raga, dove lo troviamo un cazzo? Mi serve un furgone. Datemi il furgone alla polizia. Chiama l'admin. Sì. Aspetta, vieni dietro, adatto. Mi sposto un attimo dalla mia posizione. Vuoi quelle pattuglie che si muove intorno? Serve... Potresti dire come si chiama il secondo stagio? Fauna. Vuoi quelle pattuglie che si sta muovendo intorno al quartiere? Può caricare lo stagio e portarlo in centrale intanto? Che lo lasciamo in centrale, ah, qui. Okay. Cosa vuoi fare? Guarda. Mettetelo in macchina. Mettiamolo in una macchina e lo lasciamo un attimo. Lasciato in macchina manettato, però. Per l'avete perquisito, no, lo stagio? Il perquisito è vuoto, vero? Perquisito, mettere i documenti e piazzatelo in macchina. Raga, mi puzzano. Così può dare, mi fare i documenti. Ma vogliono per forza un furgone. Ma no, l'avranno svuotato. Pure quelli. Vabbè, meglio, ragazzi, è più facile da inserire. Non mi hanno dato pure a quelli. Non hanno dato pure quelli? No, fortunatamente. Quelli ci sono pure i soldi, me l'hanno fottuti tutti. Vabbè, ma neanche più tale, ma fate giocare, non voglio... Lo stagio si chiama Edoardo De Santis. Vabbè, raga, io... Signori, vado uscire. Io ho ancora l'elicottero parcheggiato. Posso perquisirla anche, perché sono già fatta, però vorrei... Ho fatto il cadetto, sì. C'è un imboscato. Ne abbiamo visto uno in movimento, in mezzo alla casetta. No, forse siamo... No, forse Perkins o sono io, perché mi sono... Io sto cercando il camion, ma non c'è nulla. C'ha la maschera? Ok, va bene. No. C'ha la maschera, mi sa di no, No, direte no. E allora... Dov'è? Dovreste andare verso la zona industriale. All'interno, Microfono c'è uno in moto che gira. No, stiamo seguendo uno in moto che sta lì in zona. Sono crashato. Dove sei? La moto è tipo grigio. Chiedete se posso rientrare in azione. Ma era appena iniziato. Sì, possono. Sì, ora posso, raga, ora posso. Al burger. Come al burger? No, finta subito. No, ragazzi, no, è una cavolata, Vado a vedere io. Tanto sono in moto, metto 2 minuti. Raga, non c'è un furgone. Ma io su. Se vuoi, allora Ica lo vado a pia io. Tanto spawna, ne rubo uno di quelli. Zona industriale. No, no, vabbè, gli dico che un furgone non ce l'abbiamo. Ah, tra, lo prendo, dai. Ok, gli dico che stiamo andando a prenderlo. Basta che qualcuno viene con me, almeno mi ritorno. Ma potete chiedere se posso rientrare. E poi se vuoi arrivo la moto, venite a stiamo andando a prendere il furgone, non ce lo sta fuori nessuno, stiamo andando a prendere. Raga, il furgone. Io. Dove si trova, ok? Non vedo nessuno qua. Dove stai, però? Okay. Ma non l'hanno finita. No, infatti c'è ancora qualcuno dentro. Però no, mi serve qualcuno, sono da solo. Sto arrivando, Pasquale. È finita, a me è uscita finita, raga, è buggato. Ma adesso. Aspetto che esci. Dove prendo sta... mi serve qualcuno che viene con me come turno. Io. Dove stai? Vengo io. Ok, puoi rientrare, Crimas. Pasquale, sono da te. Vai. Chi è? Questo qua, il poliziotto qua di fianco a me la macchina. Io sono io. Vieni. Sali qua, sali qua. No, qua. Ragazzi, purtroppo speravamo che ce lo fornisse il comune, ma dobbiamo cercarne uno. No, dovete avere pazienza. Che facciamo? Hai una flash per entrare? Ma che flashbang, Pasquale? Ma perché fai? Che cazzo facciamo? Aspetta. Sì, no, ma abbiamo già mandato uno sceriffo. È meglio che perdiamo azione, ma facciamo un'azione decente. Raga, no, perché generalmente quei furgoncini spawnano a Forum Drive. Quindi la... Sì, sto andando davanti allo strip club che ne spawnano. Comunque, ti ripeto, ragazzi, okay, io non voglio che si venga sparato un colpo, io che sia fatto un inseguimento, nessun pit, nessuna roba, nessun flashbang. No, parlo nell'altro coso. Ah, ok. No, l'entrata. Vai, prendi. Ma non c'è nessuno, stiamo qua da soli. Penso in quello basso. Raga, io sto pure ricordo, molto in alto. Un furgoncino mule va bene, no? Vai te col pompa. No, un furgoncino. Ma loro intendono quello piccolo, tipo quello che avevamo nei Lost. Lo sai sicuro intendevano quello. Sì. Io loro non intendono. Spona di solito nella zona dei messicani, ogni tanto l'avevo beccato. Il rumpo. Quello è rumpo, sì. Rumpo, yuga lì, quello. Uno va bene. Ma lo yuga l'avevo visto, però mi sa che non va bene. Ma mi piace.
Vero, un casino. Vito, vieni. La radio della polizia con questi momenti è un casino. Vediamo questo. E qui a sinistra. E Ulfa già un po' il botto. Sta chiamando. Oh, sì. Dai, Dio buono, sì. Un furgone. Un medico hai bisogno. Va bene, io ti do il medico e tu mi dai l'ostaggio. Ma che è questo? Avete fatto del male all'ostaggio? Come stai? Hai bisogno delle medicine? Sale, sale. Ma io ho visto uno fa. Va bene, io ti do le medicine come prima. Lascio le medicine e mi lasci l'ostaggio. Hai rotto la macchina? Hai rotto. Vai indietro che c'è la mia charger, vai. Andiamo a cercare. È pieno di mule qui. No, ma è pare destra, Vito. Dove è Cristo? A me in live mi dicono che vicino al loggio ce ne sono anche di furgoni. Prova nel parcheggio del discount. Vicino al loggio ce ne sono tanti di furgoni. Ma è strano, non c'è, è impossibile, sia partita una rapina ma non c'è nessuno dentro. Ma è finita mezz'ora fa, raga. Ma no, e noi siamo arrivati quando è iniziata. Com'è la situazione? No, era subito finita. Icarus. Com'è la situazione? Aspetta un attimo, stanno chiamando il medico qui. Per chi è Zaccaro? Ciao Alison, sono Luigi Soprano. Senti, stiamo affrontando una rapina. Uno dei rapinatori gravemente è malato e ha richiesto delle medicine. Mi servirebbe che mi porti qua dove sono io le pastigliette per il raffreddore. Due. Sì. Paio. Allora, hai presente l'armeria? Quella vicino al... Sì, che gli mando la posizione io. Non c'è nessuno. Ti mando la posizione, tanto c'ho il tuo numero. Ah, la vedi? Boh, a po'. Portane due, per favore. Comunque, ragazzi, dove stanno sti camioncini? Vicino al dojo, mi dicono in live che vicino al dojo ce ne sono un bel po' di camioncini. Siamo adesso vicino al dojo. C'è un elicottero, altro, che devi atterrare, si sente? Ci sono i rumpo. Si sente? Ma sto tanto in aria. Bra, guarda che c'è gente di loro in mezzo tra di noi, quindi levati con questo elicottero. Ma dove sono? Ma dove sta gente in mezzo tra di noi? Se la vedessi non sarebbe sketch. Vecchio. Vabbè, atterrerò vicino, però non ha senso che riescano a vederlo così in alto. No, sento, diverso. Lo vedo pure io, ti vedo pure io. Ma così in alto? Sì, sì, ti si vede, fra. Sì, là. Ma loro stanno cazzo dentro? Che ne sai che quello non è fuori? No, raga, ma avete contro tutti i tetti? Sì, sì, non c'è. Raga, non ci stanno ancora, non c'è il bojo. Attenzione, dottori, eh. Allora, ragazzi, avvicinate il piano. Si vede qui. Vieni qui. Ci sono i medici, ci sono i medici arrivati al benzinaio. Vabbè, porta il mio piano. Ma non troviamo più il mio. Un attimo. Le prendiamo noi e te le passiamo. Ho trovato il vaccino. Passate pure i medici. Sì, provato. Devi essere fermo, se è in movimento non puoi prendere. No. Infatti era in movimento. Vabbè. Ecco qua. Ma qua la cosa sì. Ok, perché ne avevo anche se due. No, non è. Non ci hanno risposto a chiamare. Vabbè, lascia stare, dai. Arrivederci, dottore, grazie. Arrivederci. Siamo pronti in caso di bisogno. Sì. Allora, signori, io le vostre medicine le ho. Ma la Ranger non va bene come furgoncino, no? Non più lento il mio, andiamo il mio. Meglio qualcosa di lento. Lento, ma non lo butti giù. Con scritto anal va bene. No, è una premonizione. Ok, lo stiamo portando. Che lo prenderemo nel culo noi. No, culo. No, che ce lo piazzano noi forte, quello dico io. Ma se sono fuori ci inculano di brutto. Ma questo non so se è da 4 posti o da 2. Vabbè. No, è da 2 il mule, però salgono dietro nel cassone. Ma non tutti i mule sono così, è quello il problema. Okay. Non tutti i mule nascono con un mule. No, e non puoi aprire i cassoni. No, raga, tanto scapperanno 2 dalla moto e 2 dal mule. Infatti io ho la moto pronta qua nel car washing. La pubblicità che c'è sul mule. Stiamo arrivando. Ok, grande mule. Quelli coi soldi sarà. Comunque la vedo dura che scappino con un mule. Ma comunque, ragazzi. Sì, ma cioè, con la moto sì. Ma la vogliono per sfondare. Quelli col mule si attraggono. Come avete fatto a
come fate se ci dà la gente nei cespugli? Ho controllato tipo tutti i cespugli. Non cespugli, sono le veicoli, cose così. Una macchina di colore blu. Lo porto davanti? Sì, sì. Sono nei veicoli, zone così. No, raga, non c'è nessuno. Allora, guarda, lo devi parcheggiare diretto verso il dojo di là, ok? Così? Sì, vicino al parcheggio della bici. No, parcheggio della bici, parcheggio della bici, qua. Dove sono io? Qua, okay. qua, va bene, qui, vero? Ok. Qui così? Aspetta, sì, vai indietro, qui fino a qua, ok. Bobo che mi schiacci. Ancora più indietro, vai. Indietro. Stanno facendo una copertura. Eh sì, sono più di così. Sì, va bene così, vabbè. Allora, il mule c'è, le medicine le abbiamo date, i soldi ve li abbiamo dati, adesso serve l'ostaggio. No. L'hanno portato qui direttamente da laggiù, l'avete visto. Prima l'ostaggio. Ah, fra questi se ne va con l'ostaggio pure adesso. Quali sono le condizioni? No, togli quella pattuglia lì davanti, oh. Un attimo. No, sta buono. Non la voglio la pattuglia là. Vabbè, quelle accanto dove stanno, fammi capire. Quelle accanto però sono in strada. Non la vedono. Non la vedono. Nascondetela. Avete una carabina? Madonna, fermo. Non c'è qui. Autostrada. Comunque ragazzi, penso che non sia nemmeno loro interesse di uccidere gli ostaggi, sarebbero degli idioti. No, io non mi metto davanti, ma che no, davanti non me ne vado via adesso, forse non avete capito. No, raga, non rischiamo. Oh, chi è? Porco... Potrei aver toccato qualcosa di sbagliato. Immaginavo, me ne sto andando via, sono per uscire, te lo dico. Ma li seguiamo? Spariamo, no? Raga, salite nei veicoli, alcuni. Tolga, accontenteremo in centrale. Io vado vicino all'auto dello sceriffo. Una persona... No, Grevira, tu Grevira. Resti qui per prendere l'ostaggio. Ah, c'è anche la mia. Qui. Io ho la moto, quindi inseguo. Io raccontateremo in centrale. Ma se ne vanno via con l'ostaggio? Adesso... No. Ragazzi, l'ostaggio che... Secondo solo. Ah, raga, non li fate andare via con gli ragazzi, l'ostaggio che ce l'abbiamo tirato fuori, lo carico in macchina. Aspetta, andiamo a fare una cosa un po' strana, aspetta. O lo lascio andare, lo contattiamo dopo. No, fra il lago se siamo in due. Ma chi è l'ostaggio? Vai fra Benzo. No, fra, ci mettono di Benzo. Siete pronti, quindi? No, abbiamo 11 di benzina, siamo noi. Scusa, non ho capito. Fate benzina poi. Allora sono in due. Infatti faccio benzina. Okay. Fate benzina qualcosa. Io ragazzi, sto qua con l'elicottero. Una domanda veloce, ragazzi, un attimo. Noi abbiamo un ostaggio, quello che è uscito già, lo portiamo dietro. No, restate qui e prendete anche l'altro ostaggio. Ok. E tienili occupati che faccio benzina. Anch'io sto facendo benzina qua. Dai, ma dai, benzina qua davanti no, ma io ho preso la tanca. Quando serve. Ragazzi, siamo proprio italiani. Non c'è una merda. Ragazzi, è il benzinaio più economico. Questo è il benzinaio più economico. Di caro, lo posso prendere? Tipo io? No, non hai soldi. Datemi soldi. Porco. E vabbè, Viana. Anche nelle rapine conosco la mia. Non posso prenderti quindi. No, non posso prendere la benzina. No, la tanica così no. Raga, la tanica funziona come scudo. Però esplodi, sì. Non esplodi. Pronta la galleria. È uno scudo. Allora, scusatemi. Allora, prima cosa, c'è qualcuno che fego. Seconda cosa, quando usciranno, sarò io a dare le indicazioni, ok? Ok, semplicemente dovete... immediatamente se vanno a destra o a sinistra. Sì, esatto. E non fate casino, per favore, se non si capisce un cazzo. Oh, che cazzo è che spam le chiamate? Io con l'elicottero ti seguo. Quello in moto, quello più veloce. Quello in moto che. Ditemi quello dove vai in moto, perché io ho la moto e lo seguo in moto. Allora, raga, io non parlo più, sto vicino all'elicottero. Appena mi dite di partire, parto. Okay. Allora, Icarus, appena escono. Aspetta, fermo. Buono. E il sceriffo, lei cosa fa? Prima se voi seguite la moto. Lei cosa fa? Voi seguite la moto, io seguo il mule. Ma cosa intenzioni di fare adesso? Prendere un'auto? Voi rimane qui con l'ostaggi come me, il collega. Qualcuno può rispondere alla chiamata, se non mi schianto. Stiamo qua, stai con noi allora. Ok. Sì, ma questi vogliono il porto d'armi. Basta, rispondo io, ho capito. Aspetta. Rispondi di Mori. Come gente. Vale, siamo un attimo impegnati, smetta di chiamare. Stanno uscendo.
Non stanno uscendo. No, non trovo. Mi sente? Che c'è? Sì. No, che è vicino, sono qua dietro. Arrivederci. Shark, vai dietro la moto tu, Però si sono in moto io. Ok, uscite e puntate all'ostaggio, ok, ho capito. Salite sulle auto, ok? Ognuno fa la sua strada. Ok. Piadine Shark vado dietro la moto, okay. Io Vito e Buso non andiamo dietro. Ci sono le loro auto, stanno per uscire buoni e useranno tre macchine diverse. Il mule è una copertura. Una moto, una macchina grigia e una macchina nera, ok? Stanno okay, usciti, sono usciti. Stanno puntando l'ostaggio. Calma, sta uscendo l'ostaggio, sta... Una è salita sulla macchina, una macchina grigia è salita. Una ha salito sulla macchina per grigia. Per partire, due. Due sono saliti su una macchina grigia, Non toccare, li fate un seguimento, Una è salita su una moto. Una moto, eccolo, okay. Quello con la moto. Shark, vai in moto, Shark, vai in moto, Shark, vai in moto. Macchina sinistra. Shark, dritto, dritto. Seguo la macchina io. L'ostaggio? No, vabbè, raga, mi ha frizzato, ho chiuso la moto. L'ostaggio? È quello che stai viola? La moto l'abbiamo perso. No, ci siamo noi, ci siamo noi. Dove? Siamo dietro alla macchina. Ma vedo. Che cazzo di puntate? Vieni. Raga, se non mi dite di partire non posso. Ah, controllata dentro. L'abbiamo già con il concessionario, macchina al concessionario, superami, superami. Buoni, la moto dove andare, dov'è? È persa. Quello dietro di me, il poliziotto dietro alla macchina, mi superi. Modera la macchina anche noi. La raga, aggiornamenti sulla macchina? La macchina siamo buoni un attimo. Davanti al Vanilla. Perfetto. Andiamo verso la macchina. Andiamo in centrale. Tanto non è questa qui che c'è solo. No, infatti. Vabbè, però mi servono. Dio buono. Continuate a dire. Verso discount. Adesso. Donna dei sinker. Tira prima del discount. Siamo alla caserma dei pompieri. Oh, piano. Tanto non va veloce sta auto, state lì lontano. Siamo entrati nel ghetto, siamo alla strada dietro gli scout, fatemi dare le informazioni a me, con calma. Vai. La macchina ha saltato. Grove Street adesso. Minchia, quelli sono dei... Vai, dritto. Discount. Sceriffo, Benzinaio, ti dico il discount. Qua a destra. Il passeggero parli, l'altro si concentra. C'è una persona lì, sceriffo, vuoi con il sceriffo, parli con le persone blu, con la macchina blu. Quanto è rotto quel pick up? Guarda la benzinaio. Sta girando verso la riscarica. Quando non si vogliamo aumentare, lasciate fare a me. Mira qui, andare via. Sta girando per la cosa. Punto gorilla. Intercettalo. Sì, c'è l'altra parte. Eccolo qua. Signori, non è che avete caso uno... Oh merda. Sta girando adesso. Ok. Disattivato. Non è che per caso vedo uno sciroppino, un cerotto, perché... È in centrale. Sono bloccato. Mezz bancarina, girano a sinistra verso la mezz bancarina, stanno andando verso il discount. Mamma, che macchina di merda che si sono presi questi. Ho la pistola bollente. Io voglio. Analfisti. Oh, porco, due frenano. Piano. Oh, non mi superammo. La canna della pistola bollente. Formate una fila. Incodatevi, raga, incodatevi. Sì, ma devi accelerare. Raga, però siamo in 5 dietro una macchina. Noi ultimi due distacchiamoci e intercettiamo. Ah no, ma falli in seguimento, Shark, falli in seguimento. Ho capito, ma non è che dobbiamo andare addosso. Ma quella è la mia macchina. Chiamo di farlo rallentare. Prego, scendete pure. No, finiamo su inseguimento, che è un inseguimento divertente, Dio buono. Raga, per una volta che è uscito bene, io giro a sinistra. Dateli aria, fateli aria. Guarda, sono un cazzo di serpente. Prego, venite dentro. Ok, girato a destra. Messo. Figlio di puttana. Vito, te devi accorare. Gira a sinistra. Non te lo voglio. Fai passo. Base dei meccanici. Ma muori. Bisogna okay, di una che roba. Che stop che hai fatto. Stadio, vai dritto, vai. Caretto, vado intanto lì sotto, li tenga lì sotto e arrivo subito io. Venite pure con me. Comunque non è una gara che sta più dietro. No, infatti, gente. Tirano verso il Vanilla dietro, verso il benzinaio del Vanilla. Siamo arrivati quasi in piazza centrale. Intercetto io che sono in piazza. Stiamo girando, voglio andare addosso verso l'armeria. E ci provo, desinca. Passa. Il Vanilla ancora. Visto, io non ho parole su di te. Io? Io spero che poi si inventino un inseguimento a piedi, perché sono i miei preferiti. Lo so. Magari nel ghetto. Giro a destra verso... Salite. No, andiamo in centrale, la prenda macchina. Sì, solo no. Sto facendo 20 FPS. Andiamo in centrale, No, andiamo questa. Continuano dritti verso... Ma se vuoi fermarti, non c'ho voglia. No. Perché? Basta, Arco! Ma? Dove siete? Sì.
Dove? A piedi, a piedi. Ovviamente a piedi. Dove? Dove? Ah, siamo verso il coso, il come cavolo si chiama? Il no, c'è il fermi, il primo che è dietro di loro. Dove? No, fateli andare, non fateli fermare, fateli andare. No, gridate. No, no, si mette a piedi, ragazzi, non possiamo farli andare a giro. No, no, infatti, ma questo sì. Ragazzi, si no, no. State fermi, fermi, fermi. Ma sono tutte e due? Uno qui sotto sono? Io sto seguendo quell'altro. Io vado quello dritto, vado quello dritto. Sono qui? Fermo. Che ne so, ma al canale? Vado a sinistra. Mega nulla, non lo prendo. L'ho preso, l'ho preso. No, non l'ho preso. Raga, io ci sono qua. Vabbè, niente. I formi si fermi. Vado a dare supporto a Buson. Ma una pistola. Ragazzi, dove mi trovate? Dove vi trovate? Io non nel canale, io nel canale. Quale canale? Il canale di scolo, raga, quello che va nel mare. Canale di scolo. Corri. Quello dietro la centrale? Ti supero. Vai qua, dove stai andando? Ok, che cazzo sta succedendo? Fermati, fermati. Signore, fermati, fermi. Metti le mani in alto. No, non credo che lo farò. Esatto. Ah, merda, ma c'è la pistola in mano, raga. Sì, sì. Ah, raga, occhio, lì. Signori, si fermi. Occhio, mi chiamo Tinta. No, raga, mi shot, Se si gira, appena si shot, appena si gira spara. Signori, si fermi. Sono costretto a tirarla. Io ti odio, lo sai. Cosa? Ti sei scantato contro un camion, Liam, contro un camion. Qui sono, siete sicuri? Preso! Si fermi! Magari si ammazza. Mani bene in vista, mani bene in vista, mani bene in vista. Ragazzi, si sta infilando in una fabbrica, questo io paura. Adesso ci fa tutti e tre. Rapina con ostaggio, fuga dalla polizia, mancato alto. Tutto quello che dirà verrà sotto controllo in tribunale, addirittura un avvocato se non si può permettere di verrà a fornire un ufficio. Adesso cammina. Raga, tra poco se... No, non si butta. Abbiamo preso. Vito sì, fermi, immediatamente. Non sono qua. Arrivo dagli altri. L'elicottero è ancora sopra? Sì. Basta, ma l'elicottero può farti chiamata un secondo. Stiamo correndo, non ho proprio il tempo di farti. L'elicottero? Farci chiamata. Fatemi mettere un attimo veloce. Fateci chiamata, ragazzi. Siete ancora nel canale di scolo? E mettetemi no, sto punto. No, siamo finiti in... No, tutte le acque in ora le comunicazioni. Non vedo più l'elicottero. Te fai schifo a guidare. Poi ok, quella pattuglia. La pattuglia vai dritto. È bloccato. Verso, cosa? È bloccato. Verso i binari. No, no, si butta in acqua. Vado, no, vado, vado, vado a dare una mano agli altri. No, fatto, va a destra, va a destra. Grazie. Vado a dare una mano agli altri. Cazzo, dovevamo intercettarlo. Ma non era tra i preferiti gli inseguimenti a piedi. Ti ho capito, ma questo sta giocando tra 8. Arriva chi serve aiuto in pattuglia. C'è chi dura poco, c'è chi dura e il ghetto sono belli, ma non. Ma che fiero Manix col calzino bucato. Ma dove, raga? Potete fare chiamata dell'altro. Sì, faccio io. Ma dove siete arrivati? L'ho già fatto, raga. Ragazzi, avete finito tutti gli inseguimenti? Stai continuando a scrivere. Mica, ma siete qui in fondo, sì. Raga, ci serve una mano a noi, non ce la venite con la macchina, ragazzi, venite con la macchina. Oddio, sì. Sì, noi stiamo arrivando. Io e i sergenti sceriffi stiamo arrivando. Quanto è veloce. Sto arrivando, ragazzi, la macchina qua. Madonna, dietro di me. Mi sono lanciato in mare. Attento al camion, Buso. Ma sei tu come si scende? Non so come si scende. Sono io dietro. Sono dove vi trovate ora? Io cane, ragazzi. Non li vedo più. Ma dove siete? Ho poi quel braccio. Ah, ecco, lì. Alle dritte. Ha messo il tubo. Raga, se volete che atterro sopra con il tubo. Beh, ti superiamo, Buso. Il braccio teso, tutto dritto. Vai, vai. Aspetta, vai, vai. Sto raggiungendo. Oh, col taser. Lo tesero. No, non dalla mano, no, lo so, appena ci fermiamo lo tesero, appena fai. No, non ti metti avanti, ti metti avanti che lo tesero. No, non si tesero, non dalla mano. E come? Come vuoi fermarlo? Non lo è. Corriamo. No, sì, macchina. Ma chi vuole sparare dalla macchina? Ma vai, fermalo subito. Fermalo, sono qua. No, oddio. No, fermo. Dove siete arrivati? Fermo, ehi. Fermo. No. Lo vedo. Lo vedo. Ma che cazzo, ma sta scherzando? Lo vedo tutti. Prendiamo una macchina. Raga, no, c'è ancora di lui. Raga, stai sulla Mercedes, sto scappando. Niente, dov'è? Ma che bolide che abbiamo. Vabbè, raga, mi sta disincando un tot. Lo sto seguendo nell'elicottero. Niente, fermo. Non so se possiamo salire dove. Benzina. Dove sei? Direzione fabbrica. Sulla fabbrica. Non lo perdere. Dov'è la fabbrica, scusa? Raga, io non... Vedo sopra l'armeria. Muso va a 106 all'ora.
Via. Ma che altre cazzo di inseguimento è? Raga, si è ficcato sotto un cavalcavia, mi spiace. Questo? Quale cavalcavia? Sì, a destra là. Non so dove sia andato, perso. Cosa vuol dire cavalcavia? Era pilante l'elicottero. Ah, questo cavalcavia, porca. Questo qua a destra? Sì, è dentro al parcheggio? Dentro al parcheggio? Posizione, sì, io non ho parole. Sì, posizione, dove state? Porca troia. Ma stavo con Bolder. No, eccoli là, eccoli dritti, vedi dritto, dritto, dritto. Dritto, lo vedo. Dov'è? Dov'è? Ma sta macchina? Dritto, vedi l'elicottero, dritto, vai giù. No, sì. Vedi l'elicottero, lo so che gira, vedi? No, non c'è la cosa con la stessa pattuglia. C'è una macchina, te lo scambi per una... Ma niente, veramente ve lo siete fatti scappare. Ma è arrivata una moto e l'ha preso su. Ah, ma la moto! Ma io ho capito la pattuglia, sì. Ma che cazzo! Ma che pattuglia! Ma che pattuglia! Ma che pattuglia! La moto l'ha preso su e se n'è andato! Sì, ma chiamo sta macchina, ragazzi, Busu. Mo adesso non per dire bugie. No, raga, come quell'altro, come fa a chiamarlo? Che non aveva cellulare in mano? Quello, chiamo a metagame, ragazzi, metagame. Va bene tutto, va bene l'inseguimento, potevamo fermarli 20 minuti fa. Sarebbe stata un'azione strafiga da fare. Vabbè, ma sai quante volte lo potevo utilizzare io mentre Busu, dove cazzo vai? Dove stai andando, Piada? C'ho avuto senso, però sì, non poteva comunicare la posizione, impossibile. Ma io, raga, io pensavo che avesse inculato la pattuglia. Ma chi ha inculato la pattuglia? Ma che cazzo ne so, ho visto la pattuglia qua e ho detto, ma ci ha inculati, ho detto, che cazzo è successo? Vabbè, comunque, ragazzi, lul. Vabbè, no. Vabbè, non è assistenza. Ne abbiamo preso uno, l'abbiamo preso uno. 15.000 Oh, fermo qui. Non lo so, quello col cappuccio rosso. Siamo noi! C'è un passaggio. Dove siete, ragazzi? Venga a prendere. Se vado a fare 5 minuti di abbiamo le pattuglie noi. Comunque vuol dire questo non sa più perdere. Arriva a farmi, ragazzi, perché ma quell'altro che non parte. Raga, dove siete? Voi. Quelli a piedi. No, il fatto è che adesso non voglio rosicare, non voglio fare niente. Perché no, ma ci siamo divertiti. No, ragazzi, non andate, non andiamo in assistenza. No, ci parlo io fuori che ma non voglio andare in assistenza. Ma Busu. No, l'azione era figa, cioè nel senso potevamo taserarli, potevamo pittarli 20.000 volte. Comunque ragazzi, gli agenti con le macchine nel PC non si devono vedere. No, Frank, cioè è bellissimo, io ho rubato una smart. Da voi. Devo metterli in seguimento con la smart. Io ho trovato una pattuglia abbandonata nel canale. Ecco, eravamo in due sulla smart e andava ancora più lento. Vabbè, è stata actually carino. È stata cursed, però quando è arrivata la moto, la prende e se ne va, tipo sì, è stato un po' cursed. Sì, dovevamo sparare un attimo alla ruota, però. Vabbè, fra. No, a quel punto potevi sparare tranquillamente. Sì, ho capito, c'avevo il taser in mano io. Vabbè, un po' la ruota. Dove stai andando? Anche lui, cioè. Dove stai andando con la Mercedes? Era armato, non si fermava. Ma dove vai, oh? Allo scienzo. Alla centrale ci sono tipo 8 persone. Ma sì, continuava un altro inseguimento a piedi. Beh, raga, un'altra rapina fanno. Raga, chi è che è a piedi? Ditemi lo ditemi che è a piedi. Ma dal ghetto siamo arrivati, non so se hai capito dove siamo arrivati. Cioè, ci siamo fatti tutto il canale di scolo, tutto, tutte le fabbriche, tutto. Raga, io vi sfido ad andare ai 300 in città con 20 fps. Madonna. Ci sto... Cambia quel tetto di raga. Chi è? Raga, c'è qualcuno a piedi? Per ora no, tu. Perfetto, a posto. Posso tornarmi. Shark ha piantato la moto. Si è piantato contro un ma muro. Cos'è? Raga, oh, ma perché sono partito da casa, lato dritto. Mi disso. Cioè io sono senza parole. Sì, infatti sì, Shark, sei un po' broken. Ah ragazzi, io direi che un attimo tutti nelle proprie stanze, sopra ci sono 8 persone da fare, quindi... Sì. Dai raga, io mi rompo il suo palco. Un detective qui già entrato. Vai. La gente, venga con me cortesemente. Sì. Disattivato. Venga. Va bene. Allora, ho fatto spostare un attimo i signori che mi sembravano due incarcerati. Li ho fatti aspettare. Non sono incarcerati. Sì, appunto, era nella stanza interrogatoria. Eh sì, perché dovevamo accertarci di chiudere tutto. Verso i no, infatti, ho detto, vabbè, teniamo in sala d'attesa per quando arriva. Sì, sì, perfetto. Fatto bene perché diciamo che eravamo. Comunque, volevo fare un mandato di comparizione per il signor Spadafora. Vedendo il video, sono preoccupato per la sua incolumità. Voi l'avete già interrogato, allora, signori, e penso se ne stia occupando il detective Rivera. Scendiamo un attimo con lei. Dov'è? E non c'è città. Ok, gli dica che se vuole un mandato di comparizione per il signore glielo firmo. Sì. Ah, ok. Lui comunque è un detective, magari sa qualcosa riguardo ai casi. Sì, è presente il video che hanno pubblicato poco fa, cioè tempo fa, 2 giorni fa ormai, che ammazzano i
i due ragazzi. Certo, mi ci sto occupando io personalmente. Ok, se le serve un mandato di comparizione per il signor Spadafora, glielo posso far avere. Allora, io ho parlato con la sua ragazza neanche 2 ore fa. E... come mai di comparizione, nel senso... Che cazzo ne so io. Per un interrogatorio. In quanto comunque è stato pubblicamente minacciato di morte, certo. E comunque cioè, se lo vogliono un motivo c'è. Chiaro, e infatti ho anche tutte le mie opzioni. Comunque va bene, lo faccio. Io ho già parlato anche con la sua ragazza, comunque sì, lo faccio. Ragazzi. Prima magari ci parli lei, se non vuole venire glielo faccio. Lo mandato, oh, signor giudice! La vedo dura che non voglia venire, cioè nel senso non si vede il motivo. Se non vuole venire le firmo il mandato, se invece viene non serve. Tanto allora, il signore è di sotto nella sala di interrogatori, noi sono stati letti i diritti di Miranda, ma non ha detto se vuole o non vuole un avvocato. Ma gli stai parlando ora? Ok. Ok, mi serve un testimone perfetto. Che... Sono dentro la stanza, quella vicino alle celle, c'è Adrian Capolini. Ok, mi serve comunque un testimone che sia con me dentro la stanzetta. Vabbè, Wilson, se vuoi andare te. Va bene, Che faccia silenzio però il testimone. Io sono silenziosissima. Ok. Ma signor giudice, vuole un po' tu. Donna Luigi. Ah. Arrivederci. Dai. Comunque, sì. C'è già il giudice che per fare il processo lampo. Mi pare un po' eccessivo. Lo sai che ora per 20 più 25 mesi, 24 mesi fai chiamare il giudice. Dove sono andati i testimoni? Scusate. I testimoni sono di sopra, mi sa, erano partiti via perché tanto. Cioè, di sopra sono, non sono più qui sotto. Ah, ecco, scusate, avvocato, prego, posso. Prego. Vuole iniziare l'interrogatorio? Sì. Andiamo in saletta? Andiamo. Prego. Wilson, fai una cosa, vai dal tizio arrestato là, il criminale, togli la maschera, dagli da bere, da mangiare. Ok. Aveva bisogno di una maschera pure io. Cioè, io avevo... Oh, cazzo, che vabbè, forse ce l'ha, non lo so, non è finito l'ospedale. Vedo. Prego. Signore, può voltarsi per fuori? Sì, più piccolino. Ne verso, no, con le spalle verso di me, che per tavolo me. Venga più qua, no, più qua. Ok, si volte. Ok, adesso le tolgo le mente, lei si tolga la maschera. Sì. Perfetto, ora la perquisisco, metta le mani in alto, grazie. Sì. Ho una pistola e un coltello. Ok. Le chiedo di posare a terra questa pistola e questo coltello, grazie. Sì, sì. Neanche le munizioni. Un attimo, la riprecisco, scusi. Ok, grazie, la rimetto le manette anche. Addirittura. Ah. Sto interrogando 3 persone che sono state... No, non l'hanno abbandonato, ragazzi. Solamente sono divisi tutti e quindi lui è finito male. Vabbè, intanto aspetti qui. A bere, da sete, ho fame. Signore, ha sete o fame? Ho bisogno di entrambi, non ho nulla. E ho sete. E anche un po' di fame. Agente? Agente? Sì, un attimo. Non ho cibo neanche io, quindi... Cioè, è proprio grave, cioè, tipo, muore di fame, sennò... Muoio di sete. Muore di sete, dice. Sì. Arrivo subito. Gli ostaggi della rapina. Accendi la bodycam se riesci, per favore. Sì. Andiamo. Ok. Okay. Dove sei, Grim? Ero sopra a fare dei porti d'armi. Ah, ok. No, cioè comunque c'è una roba assurda. Ma perché Sneaky non è andato davanti a quello che andava a piedi, cazzo? C'è una roba assurda, ce l'hanno. Se sono persi così, c'è una roba assurdissima. Aspetta che ci chiamo Anthony, devi prendere da mangiare e da bere che ce la porta adesso. Okay.
Anthony, ciao, senti, ora puoi venire se vuoi. Se passi in concessionario ti passo le bibite perché poi devo fare un paio di cose. Non riesci a passare più qua perché adesso... non sono senza mezzi in questo momento. Non puoi chiedere il prestito a mezzo a qualcuno. Zero, non riesci. No, in questo momento no. La mando un agente, vedo se riesco. Va bene, ciao. Ok, grazie. E vai... Vai a prendere da mangiare da bere in concessionaria per tutti. Per favore. Poi mi dice lui quanto me ne dà. O... Sì, sì, tanto è gratis, quindi si dà tutto lui. Ecco qua un attimo che capro. Ma quante cazzo di pittoria ci sono? Guardo. Ok, signore, le do la birra da mangiare. Sì, grazie. E va la birra che voleva. Un attimo, la appoggio sul tavolo. Sì, certo, la appoggio sul tavolo. Un attimo, solo che sto con le manette così può bere tranquillamente. Si deve voltare perché. Si può voltare? Una caraffa di aranciata, non. Vabbè. Eh no, la Coca-Cola. Io ho aggiunto. Un attimo, bevo. Beva pure. Ok, si rivolti. No, Manix era quello in moto probabilmente. Ah, vai. Eccomi qua. Ok. Perfetto, allora lascio qui un attimo. Vediamo che il detective finisca di là. Gente. Sì. Guardi che non si deve vergognare se a casa lo picchiano. Si vede. Ma che sta dicendo, signore? Non mi dica che è caduta dalle scale. Sì, ma se abita da sola? Come, scusa? Ma se abita da sola, chi mi deve picchiare a casa? Devo averla confusa con qualcuno. Ah, Dio mio. Con qualche ragazza che ho picchiato al ghetto. Le troie. No, perché sono troppi. Ma mi si visto. No, 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 nel senso perché... L'ha trattato bene, l'ha trattato? Facendo un ragionamento. Chi? Lei? Sì. Cioè, con quale... Cioè, con quale... Venga fuori, venga fuori. ...probabilità, sì. Capoline. Mi ascolta. Non sono qua a giudicare il suo operato. No, no, lo so, non lo so, ma volevo chiederle, no, perché diciamo che... Speriamo più un bar o un ristorante ultimamente per i carcerati. Vabbè, non si preoccupi. Se comunque devono avere delle prove per accusarla di un ipotetico abuso di potere o qualsiasi altra cosa, cioè se alla fine lei lo vuole offendere, lo può, no, farlo. No, non ci tengo. Va bene, certo. Tanto... Comunque adesso aspettiamo un attimo che... Cioè, ma lei sentiva quello che diceva? Diceva? Sì, sì, sentivo. Ma erano inutili, cioè, vabbè. È chiusa a chiave, apri pure. Sì, sì. Sì, non so perché chi è il ragazzo. Io, Gigi. Oh mio Dio, il bagnino. Nella tasca dietro c'è il portafoglio. Non tocchi il culo, per favore. Ma vieni da ridere, viene. Prenditi anche i soldi che ti devo, dai. I soldi? Tu sei matto. Sceriffo, permette una parola? Andiamo un attimo qua in privato. Sì, chiudo a chiave. Sì, comunque terrò conto delle dolci parole che usa, signore. Sì, cioè, ha detto tipo la picchiano a casa. Sì, ho sentito tutto, non si preoccupi. Cioè, che se, cosa sembra? Cioè, cosa voleva insinuare? Che la vuole provocare, semplicemente. Certo. Comunque quell'altro apparentemente è un po' origliato di là, a quanto pare uno dei due ostaggi. L'abbiamo fermato. I soldi illegali. Uno dei due ostaggi? Sì. Ah, un po' ostaggio. Sì, esatto. Non ci credo per niente. Ho detto, me l'hanno messo nel cappuccio. Certo, se le metto la refurtiva nel cappuccio, che la lasciano andare. Ma beh, diciamo che nel corso della pena hai dovuto sborsare $30,000. Poi sono rientra un attimo. Sì? Vieni con me. Capito, il corso della rapina è dovuto sborsare $30,000, ecco, quindi quella sì che se ne hanno preso sono quelli.
Vabbè, ma sì, potrebbe essere una... Alla fine è un mini market, giusto? Allora, sì, però lui ha avuto una cauzione. Wilson, vieni un attimo dentro. Ci sono, ci sono. Devo darti un compito. Potete spiegare un attimo dove eravate prima di essere stati deportati via da là? Allora io lo già. No, la vostra... No, precisamente quando vi hanno buttati fuori di strada. Nell'autostrada, cioè. Allo Yellow Jack downtown, più o meno. Vicino alla centrale idroelettrica, vicino alla prigione. Vicino alla prigione. Che auto era? La mia. Grazie. La sua? Perfetto. La sua quale? Modello? L'M5 nero. Wilson, puoi mandare qualcuno a controllare tutta l'autostrada se trovano un'auto abbandonata? Sì, l'autostrada, ok. Sì, verifico. Ci serve supporto alla nostra posizione. Vi mando in più, capolinea, io di là... Unità, unità disponibili? Che è abbastanza amico, se non Adam, molto amico. Adam 2, potete andare a farti l'autostrada dalla città alla Sandy Shores e vedere se trovi un'M5 nera abbandonata. In entrambe le direzioni, grazie. Ho risposto io. Ti dico questo qua che mi diverto ad ascoltarlo. Io c'è qualcuno? C'è qualcuno? Sergente? Sì? Non vada con sto poveraccio qua che è qui da solo. Io c'è qualcuno? Apriamo la porta. Sì, mi dica. E quanto tempo ci mettiamo? È il tempo che il detective termina di poter parlare con gli ostaggi e poi passa a lei. Io sono detective, cioè. In questo momento, sì. Qui che si sta occupando il caso, sì. Ma ci sono avvocati? Se lo richiede, non serve sì. Più il supporto, tranquilli, grazie. L'ufficio. Voglio Tiago. 10-4, sergente, di cosa aveva bisogno? Ho bisogno... Un secondo, solo riuscire un attimo con la comunicazione sì. Radio. Ho bisogno che mi fai tutta l'autostrada, la città, Sandy Shores e torni indietro. Verifichi se c'è una M5 nera appartenente a Adrian Campolini. Perfetto, io ci guardo. Ok, comunque la sergente. Fatto appena un vabbè, signore, stava dicendo? L'avvocato. Sì, l'avvocato appena arriverà il detective le chiederà anche lui e possiamo contattarlo. Sì, io ho il mio avvocato, però lo pagherà lo Stato. Cioè avvocato d'ufficio, ma Tiago. Beh, dipende sempre dalle sue responsabilità economiche. Non c'è Tiago. Dopo intanto sì, qua c'è il microfono da questa parte. Ecco qua. Vuoi l'avvocato d'ufficio e pagato dallo Stato. Schermo nero. Di avvocato voleva Tiago, ma non c'è Tiago. È pagato dall'ufficio, vuole anche dallo Stato. Allora è di là, c'è l'altro al massimo. Un attimo. No, sì, dove vuoi fare? Sì, fai una foto. Cos'è? Siamo uguali. Aspetta. Qualcuno si dia... Effettivamente, vabbè, è irrilevante. Vabbè, comunque. Vabbè, sei tu il detective, sì. Esatto. Chiamo l'avvocato di là. Chiamo l'avvocato. Aspetta, mettila in cassa. Microfono disattivato. Perché voi avvocato, mi scusi. Dica. E ci serve bisogno di un altro avvocato di là. Appena finisco di interloquire con i miei signori, vengo anche di là. Non si fa okay. Cash oggi, Ares. Non c'è problema. Si lavora. Se non trovano prove a favore della. Io, Gigi, ma sta colloquiando con i suoi clienti di là e appena finito torna qui. Sì. Capitano, mi piace le braccia anch'io. No. C'è andato da mangiare da bere. Sì, tutto bene. Vabbè, siete. Okay, non ha voluto. Uno ciambello. Sta arrivando adesso. Vai, sto lì. Ok. Ah, ho detto il carico io, poi... Adam 2, allora riguardo l'auto. Le bevande. G4. Adam 2, riguardo l'auto in autostrada. Grazie. Mi sono fermato un attimo all'ospedale, mi curo e vado. C4. E vuoi anche tu, Wallace? Prego, avvocato. No, grazie, dai. Ecco l'avvocato. Io ne voglio una di cacciambella. No, questo non lo voglio. Prendo, è l'unico che c'è. Posso? E le posso garantire che lavorerò per dargli una mano. Ma c'è un buono non lo vuole. Fastidio sentirlo parlare. Prego, avvocato, grazie. Cercherò di alleviare il mio accento per lei.
Posso parlare con lui? Non voglio più l'avvocato. No, se non lo vuole, no. Non lo vuole, vabbè, affari suoi. Vabbè, vai al cliente. Wilson, vai un attimo a controllare che di là nessuno se ne vada. No, ma tanto sono lì, cioè. C'è un collega, controlli gli altri. Vabbè, intanto. Wallace, tu che attivi la registrazione, prendi i documenti, fagli un'ispezione. Ok. Attenzione con l'ispezione. Ecco, dichiaralo se hai qualcosa di appuntito che potrebbe essere. Già dato da me. Una pistola a lei. Perché gli hai tolto le cose, scusa? Ma era lì perché dovevamo farlo, era pericoloso. Ma io prima di tutto, mamma mia, Wilson. Una volta che entra qui deve essere tolto tutto, No, no, il cazzo, no, assolutamente. Ah, Mark Robinson. Ma non è cosa aveva addosso? Secondo no, quello non è. Un SNS pistol MK2 e delle circa una cinquantina di colpi e un coltello. Niente di illegale, controllate se c'è il porto d'armi. Prova a vedere Wallace. Sì, è scaduto, ve lo dico. Ok, allora posso suonarmi legalmente. Tutto durante il passaggio difficile. Ok, quattro ciambelle. Sciroppo, maschera, delle fascette. Ci fanno le fascette? Cable management. Ah, ok. È un informatico lei. E l'auto è una M5, BMW M5 nera appartenente a Adrian Capolinea. E dove l'altezza più o meno? Tra città e Sandy Shores e ritorno, fate. Ok. D'accordo, scusami. Se non la trovate, bene, se la trovate... Mark? Fate una foto e mandatecela. A Detective Soprano, ma Luigi, mandata. Oh. Erano mascherati. Dai. Dai, non mi prende per il culo. Mark, lo sai che non mi interessa mandarti in galera, dimmi chi erano i tuoi amici, su. No, non so chi fossero. Ciò stava dell'auto tutti e tre, quanti erano in tre, sì. Sì, ci siamo incontrati con le maschere. Ah, così, è stata una coincidenza casuale. Che culo, sì. Tutti e tre allo stesso momento, cioè volevamo tutti e tre rapinare lo stesso momento. Eravate in 4 o in 5, non so. Come avete fatto? Scusate, hanno preso gli ostaggi? Dove li avete trovati? Li hanno portati loro. Ah. E tu non hai idea di dove li abbiano presi? Ma penso in città. In città? Ridendo, sta. Sì. Più o meno dove, secondo lei? Sta ridendo, Giro. Le hanno detto dove, più o meno? Ma credo nel centrale o nel ghetto, non lo so. Però come si dice che entra te? Sì, infatti. C'era anche Patel con te? Siccome mi hai detto che da bagnino facevi rapinatore e lui era un bagnino come te. No, non c'era. No? Che macchina? No. Quella che avete richiesto. Quindi tu credi che io mi beva la storia che tu sei andato là a casa per fare una rapina e ti sei trovato l'avete trovata? No. Negativo, né andata né ritorno? Dai, Mark, per favore. Andata, così non ti applico nessun sconto di pena. Ma hai scappato un po' di blocco? Ah, mi potete prendere per il culo. I dati. C'è una moto. Allora. Sì, mi dica. Omega. Mi hanno detto che l'auto potrebbe essere dopo la prigione nella zona della centrale idroelettrica. Sì, io vedo di fare dalla città a Sandy Shores e ritorno a controllare. Visto che è una cosa abbastanza può chiedere di fare un controllo più approfondito in quella zona, magari anche interna, visto che là ci sono molte alberi, molti cespugli. Ma io vedo di fare controllo, devo fare un controllo, adesso riferisco di controllare attentamente. Ok, capitano. L'avvocato signori chiede se potete fare un controllo proprio accurato anche in certe zone, voi magari sono delle rientranze, perché per assicurarsi al 100% che ci sia o meno quest'auto. Arrivo. È necessaria per le indagini di questa rapina. Ciao. Ciao. La ringrazio. Sì, ho riferito, spero, vediamo come andrà. Perché se troviamo l'auto, allora la loro versione è verosimile. Senza auto non è più verosimile. Sì, il capitano sta facendo il giro. Stava lì, ha detto, vabbè, datemi una parte e io vi do la mano. Man. Così ha detto. No, loro l'hanno detto a me. E io mi sono preso una maschera. E meglio, posso andare con la Dam 2 intanto?
cioè non ha preso gli ostaggi, non ha contrattato con la polizia. È andato in un altro canale. No, io ero là e basta. Mark, quanti anni hai? 28. 28, 28. Tu lo sai che secondo me con tutti questi reati più il giudice arrivi a una sessantina di mesi. Sai quanti sono 60 mesi? 5 anni. Mamma mia. Beh. Ah, ma tu è vero, eri quello colto, mi diceva Patel, giusto? Vabbè, 12 per 5 non ci vuole molto. Vabbè, ma ho visto gente che... Vabbè, no, giusto. Tu vuoi passare 5 anni della tua vita in carcere, fammi capire. Perché non ci sono nessun tipo di attenuante in questo momento a tuo favore. Ma proprio a zero. Per quanto ci riguarda, sei tu che hai fatto la rapina, sei tu che hai preso lo stage, perciò. Abbiamo trovato solo te. Dacci una mano, no? E noi davamo a te. Ma i soldi della rapina? Li avete voi? Io non ce li ho. Magari ce l'ho qualche tuo amico. Non te lo do da parte. Come vi eravate organizzati per dopo? Cioè per la consegna della... per la spartizione del denaro. Esatto. Eravamo ottimisti. Sì, cosa vuol dire? Cioè, avevate percentuali, qualcosa? No, dividevamo per tre. Ma dove... Lo sai che ti hanno messo... mi sa che te la sei presa proprio nel culo. Ciao. Può essere. Ha fatto bravo con i numeri, ma non ha fatto due conti per capire che ti avrebbero inculato. Beh, penso che fossero stati loro nella mia situazione... sarebbe successa la stessa cosa. Io non penso proprio, lo sai. Marco, ascoltami. Io ti consiglio di collaborare. Ripeto, tanto... cioè, tu in questo momento non ci stai guadagnando nulla, anzi, ci stai solo sprecando tempo. Perché non hai attenuanti. Non hai un avvocato. Non hai nulla. Quindi, già solo con la multa, secondo me, ti perderai un bel po' di soldi, che secondo me... saranno anche di più di quanto dovevi guadagnare. In più, ti dico tutti i mesi... questo. Vabbè, del tuo conto bancario... non lo so. Comunque... devi c'è passare... un motivo se facevo la rapina. Effettivamente... Okay, sì. Effettivamente qua. Ci sta. Vabbè, comunque, 5 anni non sono pochi. E in più... non hai la garanzia di essere ricontattato da questi tizi per ridarti i soldi, ok? Anche perché ti assicuro che anche quando esci di prigione io gli occhi da te non te li stacco più. Quindi se vengo a sapere o vengo a scoprire che poi tu ti sei rimesso in contatto con questi tizi, ti mando al processo. Ma ragionate l'ipotesi. Se io adesso dicessi qualcosa, sì. Cosa che non posso fare perché non so nulla. Avrei la certezza poi che non mi ricontatterebbero dopo. Perché loro che ne sanno che tu hai parlato, scusa? E beh, qualcosa succederà se io parlassi. Ma cosa non vuol dire che... Loro, scusa, lo sanno che sei stato qui? Penso di sì a questo punto. Come fanno a saperlo? Chi ti ha visto? Siete andati tutti da parti diverse. Proprio perché non mi hanno visto. Sono andati tutti in parti diverse, quindi... Esatto, avevate un punto d'incontro alla fine di tutto. E ci saremmo visti al discount. Come mai il discount? Perché è un luogo comune. Ed è più tranquillo che vedersi in piazza centrale. Microfono aperto, ci vanno persone. Certo, un posto tranquillo, sì, decisamente. Un posto tranquillo. Quindi, ok, non hai visto nessun tipo di targa, di niente, tu ignaro di tutto. Tu sei andato lì,
Hai preso una pistola, ti sei seduto in un angolino, hai aspettato che finisse la rapina e sei scappato. Se volete una targa l'ho vista, ma credo fosse rubata come auto. Prova a dircela. Volete la targa, quindi? Sì, sì. Dimmi, Mark. P644 WQJ, mi sembra. Ripeti, 644? WQJ. Ok, poi verificheremo. Era una BMW arancione. Certo, va bene, non sai aiutarci in nessun altro modo? Ci penso. Io ci penserei. Vabbè, ti lasciamo 2 minuti per pensarci. Io fossi in te ne ci penserei a fondo. Sì, sì, vi avviso se mi viene in mente qualcosa. Ok. Altre domande da fare? Allora, aspetta, Wilson. Cazzo è andata. Wilson. Sì. L'hanno trovata sta macchina? E chiedo, non chiedo. Qui Wilson, la capitano, mi riceve, Adam 3. Adam 3, mi ricevi? No, è un attimo assente il capitano. Vabbè, Adam 3 in generale, mi ricevi? Sì. Il giro in autostrada l'avete fatto? Sì, non abbiamo trovato nulla. Nessuna BMW M5 nera? No, siamo passati anche vicino alle Yellow Jack, ma nulla da sapere. Era tipo... Vabbè. Un attimo so. A che altezza era la esatta? Più o meno il carcere, hanno detto. No, non hanno trovato nulla, non hanno trovato. Dopo il carcere. Nulla. Era circa dopo il carcere, direzione città. Dopo, dove c'è anche la città idroelettrica, il modello. M5 nera, ma se non l'ha trovata Adam 3, non penso la troverete voi. Dovrebbe avere gli interni via. No, Adam 3 non l'ha trovata. Ok. Perfetto. Allora, signori, caso strano vuole che la vostra macchina, dove avete detto che vi hanno speronato e tutto, non sia dove avete detto. Vabbè, allora... No, fammi parlarmi adesso, aspetta. Vai. Signor Luigi. Signor Soprano, grazie. Scusi, perché siete... Allora, io ho detto, ci hanno tamponati, ci hanno fatti sbandare, ci hanno fatti scendere la macchina, ci hanno fatto salire sulla stessa macchina tutte e due, siamo partiti e poi io ho altre prove che io, caso vuole, io sono un meccanico e durante tutto questo tempo che siamo stati qua in centrale, no, che mi sono preso il telefono, io posso dirle che ci sono stati 6 incidenti nell'autostrada. E non c'è nessun altro meccanico. Secondo lei, uno non ha voglia di chiamare nessuno, non ha contatti. Secondo lei, non prende una cazzo di macchina e se la porta non farsela a piedi con la strada? Devi partire l'auto. Il veicolo è di Eddie Soprano. C4. Nessuna auto appartenente ad altri in capolinea sull'autostrada. Negativo. 14. Ma che... vabbè, comunque, è tutto assurdo perché da ostaggi stiamo... Riconfermano le pattuglie, nessuna auto appartenente ad altri in capolinea. Va bene, avvocato, mi seguo. Sì, un'ultima domanda. Ah no, vai, scusami, Wallace, scusami. Conoscete per caso un certo Mark Robinson? No. Me lo descrivo perché io sono nero, senza capelli, barbetta. No. Voce non lo sa.
cioè profonda come la sua. O... No. Wilson, vai a vedere l'altro ragazzo. È chiuso dentro. Vai a vedere se c'è la gente fuori dalla porta. Già. C'è la gente. No. Durante l'inondazione faceva il bagnino. No. Boh. No, io non ho più pallida idea. Va bene, va bene. Ok, ok. Posto, posto. Va bene, avvocato Venk. Ah, c'è anche il giudice, venga pure lei se vuole. Andiamo, no. Andiamo nella scrivania. Mi piace come lo abbia. Oh. Oh, ma che vuole quello? Oh, che fa? Oh, ma vedete cosa vuole? Signore, la sto parlando dentro lo stoncino. Mi di... Allora, ragazzi, la questione è questa. Il rapinatore, Massimo Appena, non ha voluto dire un cazzo. Non ha collaborato per niente, quindi poi le elencherò i capi d'accusa, signor giudice. Per i, per i presunti a questo punto ostaggi, io mi dispiace, ma non me la bevo questa stronzata, perché hanno detto di essere stati speronati. Sopra un messaggio è per te che non gli è venuto in mente. Perfetto, ancora meglio. Dicevo, la loro auto non è stata rinvenuta in quel posto in assoluto, quindi il fatto che loro siano stati speronati e buttati fuori strada là non è assolutamente verificabile. Quindi secondo me è una grande cazzata in quanto avremmo trovato l'auto. Secondo, quei due ragazzi sono stati più e più volte coinvolti in un giro di spaccio, tra cui il signor Capolinea, che ha collaborato più e più volte con gli amici del ragazzo che è là dentro. E secondo me, ragazzi, quei due non sono per niente degli ostaggi. Posso, signor detective? Prego. Ha perfettamente ragione. Comprendo che il tutto non è molto... Ah, scusi, l'ultima cosa, prego, in più... Prego. Un ostaggio non si è accorto di avere $1,500 in un cappuccio. Prego. Okay, infatti. Allora, la questione è che, come ha detto lei, non è verificabile, nel senso che la versione dei due finti dei due presunti rapinati non è confermabile. Però appunto non è confermabile neanche l'altra parte, che erano complici. Ora io devo chiedere una cosa. Quando c'è stata la rapina, quante persone armate erano all'interno? Tre. Voi ne avessete riusciti a prendere solo una, perché gli altri due sono scappati, giusto? Sì. Purtroppo sì, abbiamo preferito gli ostaggi ai soldi. Ah, signor capitano, salve, scusi, non la vedo come prima, però vabbè. Ok, la questione è molto, cioè, molto semplice, no, è delicata perché è complessa. Purtroppo non è verificabile la presenza di Adrian Capolinea ed Edoardo De Santis. Qua c'è il bagno, coinvolti all'interno della rapina. Perché appunto l'unica cosa verificabile è la presenza dei soldi sporchi, e su quello non si può transigere, per quanto effettivamente non si può comprendere. Inoltre Adrian è da un bel po' che non fa reati, invece Edoardo è da un po' che li fa. Visto che c'è fin troppa non chiarezza e mancanza di prove da ambedue le parti, io sarei favorevole nel dare una piccola pena a chi aveva i soldi sporchi, perché effettivamente li aveva. Purtroppo per Adrian e non le si può fare nulla, perché non c'è modo di verificare la sua presenza. Per quell'uomo lì, massima pena, indiscutibilmente. Però, le ripeto, purtroppo non avete prove a carico sulla presenza di Adrian Capolinea e di quell'altro come coinvolti direttamente nella rapina. Scusi, avvocato, quanto ammonterebbe l'avere dei soldi sporchi? Ma è un pochino particolare, perché non esiste, penso che non esista. No, di oggi. Oggi io non so ancora niente. Io so che esiste il riciclaggio. So che esiste il riciclaggio, esiste... se non mi ricordo male. Poi esiste anche il possesso di denaro sporco. So che esiste il possesso di denaro sporco, sapete? Provi a vedere, però se non mi ricordo male il riciclaggio dovrebbe essere leggero. Comunque, in ogni caso è comunque punibile. Esatto, io sono concorde nel punire il chi ha i soldi sporchi. Adrian purtroppo non c'è modo di incriminarlo per qualcosa, e l'altro massima pena. Un attimo, adesso vi controllo. No, sono io che c'ho per il codice penale mentale. Ma stavate parlando con me, scusate. No, c'è io che c'ho. Calcolatore romano. Allora, credo. Diciamo che... un attimo, devo ricordarmelo bene.
Era, se non sbaglio, intorno ai 24-36 mesi, se non sbaglio. Vorrei un po' più di sicurezza. Un attimo. Sì, riciclaggio rigenero sporco. Però ti puoi scrivere riguardante ai proprietari del business. Però detenzione di denaro sporco non c'è, perché equivale alla rapina comunque. Okay, rapina e possesso medio. E riciclaggio di denaro sporco è la stessa cosa. Ok, allora facciamo una cosa. Visto che non è riciclaggio, perché non è un proprietario di un business che lo stava vendendo, trattiamolo come reato leggero e diamogli la massima pena. 12 mesi, 1%, cazzi e mazzi. Se il magistrato è d'accordo, io sono d'accordo. Ci sto pensando, perché una cosa non mi è chiara. I signori ostaggi erano armati. Qui a Tandura, diciamo, uno ostaggio ha detto che gli hanno preso tutte le armi non appena le hanno prese in ostaggio. Ecco. Vorrei sapere questa cosa. Allora, entrambi erano ammanettati, giusto? No. Nessuno dei due ostaggi era ammanettato? No. Avevano delle armi con sé? No, perché no, sono state tolte. Completamente puliti. Loro erano ostaggi non ammanettati. Esatto. Quindi due ostaggi non ammanettati senza armi. Mi sembra un po' troppa fiducia per due ostaggi, ecco. Magari non avevano le fascette, il poster. No, ce l'ha, signore. Quindi voi avete riscontrato che loro avevano delle fascette. Esatto. Sono ancora dal signore. Esatto, ce n'è una o due, se non sbaglio. Nessuno di loro aveva delle armi? Dei due ostaggi? No, mi hanno detto che li hanno tirate via appena sono stati rapiti. Allora, dei due, io scusate, mi riferirò a quello di colore e quello bianco. Sì. Quale dei due è già stato coinvolto Adrian, però erano tutte spaccio di droga, non rapine, e si parla di molto molto tempo fa. Quanto tempo fa? Più di un mese, non lo so. Ma lei che ne sa, avvocato? No, infatti sto chiedendo. Adam, uno quindi tipo ripeti te, favore. Sì. Controllate, anche controllate. Basta, interrompete, dice che il veicolo, cioè se non lo trovate, non lo trovate, non hanno nascosto. Va bene, allora. Scusate. Controllate in pattuglia, pronto. Tornate. Sì. Ciao, detective. Scusami, sto parlando col magistrato, ti posso richiamare più tardi? Ok. Allora, la cosa che dico è quell'altro, quello bianco, sì. Ha mai avuto un qualsiasi tipo di collegamento con questa presunta banda? No. Qual è la banda in questione? Non potete dirmi il nome? Quella del ghetto. Ok, quindi voi avete la sicurezza che il ragazzo pelato, quel rapinatore, sia all'interno di questa banda? Io l'ho visto più e più volte insieme a loro, quindi due sospetti mi stanno nascendo, sinceramente. Ok, però di precedenti insieme non ne hanno? Ma non lo so, devo controllare. Controlli, perché se controlla si può dire che fa parte di quella. Scusate, potete ripetere? di quella banda. Il signore arrestato, il rapinatore, ha dei precedenti insieme a questa famosa banda del ghetto? Ma parlate dello stagio o del... No, è rapinatore. Come si chiama il rapinatore? Non lo so, come si chiama? Mark Robinson. Cazzo. Mark Robinson. Risultava fuori per un periodo fa che è stato arrestato per mancato altro, se non sbaglio. No, vorrei quello sapere della polizia. Se... No, assieme a loro no. Ok, quindi non si può dire che lui ne faccia una parte. Scusami un attimo, Luigi. Sì. Tu parlavi di Patel, giusto? Sì, perché... Lo stesso giorno sono stati arrestati per lo stesso motivo, i due. Ma quando è? Qualche giorno fa. I due signori ostaggi? Sergente? Scusate, a distanza di un po' di ore, sì, la stessa giornata, le stesse 24 ore, sono stati arrestati entrambi per lo stesso motivo, fuga dalla polizia e mancato altro, e furto di veicolo, non insieme, però stesso reato, ecco. Quello non vuol dire niente, irrilevante. Allora, okay. Io sto già eseguendo delle indagini sui ragazzi, e no, per il momento non mi sento di dire con certezza che siano, diciamo...
lui si è inserito completamente nella banda, però io so che con alcuni, di certo con delle prove, lui ci interagisce. Poi lui mi ha detto che quando, mentre era bagnino, perché ha fatto un periodo da bagnino abusivo, non mi chiedo il termine, grazie. Mentre faceva il bagnino abusivo, mi ha detto che in realtà era pure un rapinatore, e a fare il bagnino con lui c'era questo Patel, quindi bah. Signor detective, potrebbe usare questa cosa come primo passo per collegare gli individui eventualmente. Certo. Patel è quello di colore? No, Patel non è presente qua, è proprio un altro. Ok. Vabbè, comunque, visto le prove, il fatto è che loro non erano ammanettati, vabbè, è insolito, però plausibile. Non avevano il telefono perché lo sono andati a ritirare. Non erano armati, da come dite, giusto? Sì. Soldi ne avevano in tasca? Qualcosa. Quelli sporchi, solo il ragazzo bianco. Quanti ne aveva? 1523. Sì, vabbè, ma non ridere. Sono quelli che dal market. Sì, appunto, dico, alla fine probabilmente si parlava più di $30,000, cioè alla fine loro l'hanno fatto per quello. Ma perché stavano trattando per gli ostaggi, giusto? Sì. Ah, ok, sì. Allora gli ostaggi li servivano per fare i soldi, mica il market in sé per sé. Okay. Vabbè, facciamo così. Secondo me, signor giudice, a questo punto io propongo di lasciare tutti e due portatemi gli ostaggi. Portatemeli su, va, che lo facciamo in un luogo un po' bellino. Tutti e tre. Fateli entrare i due ostaggi e poi il signore. Ok, e le spiego un attimo i reati che ha il rapinatore? Me lo dice davanti okay. Sopra. Va bene. Questa vuole fare le cose scenografiche. Oddio, è andata a prendere i due ragazzi là. Va bene, Mark. Oh. Io vi avviso, voglio 2K a testa. Perfetto, venite. Prego. Signori. C'è fatta. Era loro. La sentite. Era questo. Non parlate con gli altri. Allora, mettetevi uno dietro l'altro, per favore. Scusate, forse. Andiamo su. Il vostro lavoro, perdonatemi. Prego. Come? Non ho capito. Prego, sceriffo, scusi, prego. Semplicemente ci stiamo spostando nell'aula col giudice, non vi preoccupate. Grazie. Chissà come si concluderà la storia per sto qui. Adrian, non parlare, per favore. Ma sono l'unico ammanettato perché sono nero? So che anche quello davanti a te è nero. Ma non parlo dello sceriffo, parlo di quell'altro. Se la fa a salire le scale? Ah sì, scusi, la vedevo. Adrian, eh? Vediamo un po' bianco. Sono sbiancato. Lo sbiancamento anale della dottoressa nuova. Dai, ha funzionato fin troppo. Anche la faccia di me. Sono gli altri. Sono proprio io perché avevo meritato. Brutta questa stanza, non mi piace. Come non le piace? No, manco a me. Eccola adesso, lei vuole fare parte. Dai, dentro. Fai silenzio, mi raccomando. Andiamo. Vedo lei. Maronna, stavo uscendo perché vi sono qua e voi entrate. Prego. Vai. Prego, ragazzi, mettetevi di lì voi. Di qua? Sì, quelli vicino i presunti ostaggi e rapinatori lì. Sì, con la presunti. Mi avete accanto Adrian. Bene, allora che venga avanti prima il rapinatore, provvediamo a quelli un po' più complicati. Salve. Lei è? Salve. Mark Robinson. Era qui. Mark Robinson. Silenzio. Di cosa è accusato questo Mark Robinson? Allora, è accusato di rapina a mano armata, in più teneva degli ostaggi, è scappato dalla polizia e in più deteneva un'arma da fuoco senza porto d'armi. Ok. Rende la fine comunque due servizi di altri 10 minuti. Chi l'ha detto?
Io. Stiamo seguendo una moto che si dirige verso l'armeria. Si è fermata. Dalla pina, vabbè. Comunque è registrato. Siamo davanti al Vanilla. Controllate solo il porto d'armi regolare. Sì, in ogni caso, niente. E una cosa, il signore ha fatto fuoco, ha estratto l'arma, qualcosa? Avevo l'arma in mano all'interno del negozio. L'avevo in mano poi scappava. Però non l'ha utilizzata, l'aveva solo in mano. Sullo scopo intimidatorio, diciamo. Però l'ha estratta. Sì, l'ha estratta a scopo intimidatorio, sì. Però l'ha comunque all'interno estratta. Del negozio, specifichiamo. Fuori non l'ho avuta in mano. Allora... Lei ha qualcosa da dire per in sua discolpa, non lo so. No. Ok, allora, agenti, quant'è la pena che volevate dare al signore? Io pensavo un 48-25. 48 mesi e 25%? Con tutto quel che ha combinato, secondo me sì. Vedo lei. In più, per niente collaborativo. Se posso aggiungere. Ho sentito che non è stato molto collaborativo e anche piuttosto offensivo. Offensivo? Sì. Non ho offeso signor giudice, vorrei anche sottolineare solo che il signore ha offeso, ma no, ero nella stanza di fianco, ha detto la signorina sergente che lei sembrava una tipa che è stata picchiata, che qualcuno l'ha picchiata. Io non mi preoccupavo per lei. Signor giudice, inoltre vorrei anche ricordare che il signore prima ha fatto richiesta ad un avvocato, poi quando ha visto me ha detto no, ma lo so bene che ha rifiutato, ero di fianco, nella sala di fianco. Scusi. Ma che c'entra l'avvocato? Non c'entra niente, comunque non prendo peso di questa cosa dell'avvocato. Però alla fine 48 mesi, allora lei ha rapinato questo negozietto insieme ad altre persone di cui non vuole fare nome, giusto? Sì. Quindi lei ammette che c'erano altre persone, ammette che erano complici, ammette che non li vuole aiutare, cioè non vuole aiutare gli agenti. Quindi sta intralciando le indagini, diciamo. Si può dire, però comunque non verrà contato come reato. Ma io non li conosco. Non li conosce? No. Questa potrebbe essere falsa testimonianza, eh? Mi dica perché dovrei crederle. Scusi se posso, signor giudice. Prego, la versione fornita dal ragazzo è: stavo andando a fare una rapina e mi sono trovato in mezzo con loro e mi sono unito. Sì, poi ho sentito anche che avevano un fantomatico punto di ritrovo, il discount. Quindi lei, non lo so, a volte incontra gente a caso, a volte ci dà punti di incontro, tutti quanti mascherati, uniti insieme per le rapine. Lei no? Io no, perché sono una persona normale, fortunatamente. Vabbè, comunque le devo anche mettere falsa testimonianza. Direi che confermo i 48 mesi dell'agente di polizia, 25% confermo anche quello e anche il ritiro del porto d'armi. Certo. Direi che il giudizio è stato dato. Lei ha l'ultima opportunità, se vuole confessare la pena verrà scontata malamente, cioè di molto, se vuole darci una mano. Però se ci prende in giro di nuovo io gliela aumento la pena. Se invece preferisce tacere e accettare la pena va bene così. No, confermo. Ok, va bene, torni tra gli altri. Dove va? Vabbè. Prego, allora, i due presunti ostaggi. Prego, non risponda, Adrian. Si comporti bene. Presunti fino alla fine, a prova contraria. Allora, salve. Mi è stato detto che siete stati trovati entrambi come ostaggi, cioè siete stati liberati dai rapinatori, corretto? Sì. Ok. Chi è che aveva i soldi illegali? Io. Ok. Ora vi farò una domanda. Qualcuno di voi aveva dei precedenti con il... What? Ma ho sentito un'esplosione. Sì, non facciamoci caso. Okay. Sì, fuochi artificiali cinesi. Ragazzi, bellissimo. Qualcuno che vada a controllare verso la beria. Ho sentito un'esplosione qualche minuto fa. Ho sentito un... Mi ha confermato il giudice che è esploso. Ad un 4 siamo praticamente all'ultimo della rapina. Rispondete per bene, fate i bravi. Andrà tutto bene. 819. Comportati bene. Siamo praticamente all'armeria, non c'è niente qua di solo. Okay, no, comunque qualcuno di voi ha una charger targata 939 GNG. Negativa. No, perché non posso neanche prenderlo. Ehi, che fai? Sì, zitto, avvocato.
Ma non è che ci avete di tappi per la charger, non posso neanche prenderla da cadetto. No. Ripete la targa? 969 GNG. No. No, mi da... credo sì, credo l'abbia presa Waze. Sembra un po' eccessivo. Centrale, la riportiamo in centrale. Aspetti, confermo la targa. Pasquale, dove sei dietro? Con la testa. Con la testa. Con la testa. Con la testa. Effettivamente con la testa. Facciamo gli specifici, vabbè. Tutti no, contro di me, non parlare che io sono quello. Che poi peraltro te l'ho detto che sei bianco, invece sei nero. Facciamo Sì, il Museli, c'è un posto ancora. Segui quello di colore. Una tendina da nero all'interno dell'ospedale. Assolutamente sì. Una macchinina, sì. Vieni. Una pattuglia va in ospedale. La macchinina che esplosa è all'ospedale, mi ha detto. No? Da controllare, adesso viaggio anch'io. Va Adam 3. Che hai detto? Non credo che mi può sentire. No, dicevo no, Adam 4, Adam 5 massimo. È normale che un condannato continui a baccare con tanti togliati, mi scusi. Adam 5 sporca. Più che altro perché anche lei è troppo violento. Mi perdoni, ma è normale che un appena condannato continui a interferire nelle operazioni di polizia? Le piace. Dai, va, mettiti là, fa un secondo, poi andiamo a bullying. Da. Allora, sì, andiamo a bullying. Educato, che andiamo a dove devi andare? Sì, comunque, cioè, quello veramente mi ha mi faccio i bandi ogni giorno, Mosley. Silenzio, rispondi bene. Allora, vedete dentro. Se uno si presenta ogni giorno, io lo prendo. Se uno mi viene la mia professione che stringe, che mi vergogno di farmi macchinare da quello, però. Adam 4 parla di razzismo ed è razzista. Lui. Adam 4 no, guarda che non voglio più vederti molto più. Guarda lo sceriffo che l'ha preso di peso. Comunque, Ruz e Foster in centrale per lo stipendio, grazie. Faccia da uno duro lui. Soprano? Sì. Vado un attimo giù io. Ciao. Forse torno su dopo. Ho ricevuto Adam 4. Sì, riceva, arrivando. 30 secondi sei lì. Comunque mi ero mutato perché stavo parlando con decisi. Arriverà anche tu per lo stipendio, vieni da sera. Tra poco devo andare via, vieni qui che c'è lo stipendio. Un attimo. Ok, eccoci. Comunque mi ero mutato perché stavamo parlando al vanilla e c'era un casino assurdo. Tra quelli che suonavano la chitarra. Che era 7.000 dollari per Randy. Come? 7.000 dollari per terra da depositare. Perfetto, grazie. E per te, 550. Grazie mille, sergente. Prego. Buona serata. Buona serata. E niente, porca di una puttana. Non premete che pulsanti sbagliati, cazzo. Ah, cosa? Ciao Allison. Dimmi Emily. Come stai? Dai, tutto bene. Tu? Ho visto il video e poi, vabbè, ecco. Tutto il resto del lavoro che sto avendo questi giorni. Sì, lo so. Anche Mark oggi l'ho visto pochissimo, in effetti. Ho visto che... Tra la rapina, adesso c'è il processo lampo di sti qui, cioè questa roba qua. Il giudice in centrale, sto lavorando, posso andare in città verso le 6, ho smesso qui di lavorare dalle 7.30 alle 8.30. Oh santo cielo, e adesso è forse il caso che adesso ti riposi? No, ma adesso stacco, vado via.
ti conviene, vai a dormire. Parto qua nell'aeroporto. Come l'aeroporto? Sì, parto. Come parti? Sì, sì, sono per 2 giorni, non ti preoccupare. Ah, ok. D'accordo. Sono per 2 giorni, devo parto. Torno domenica sera. Ci vediamo domenica, allora. Va bene, ok. Va bene. Ciao, ciao, Ali. Ciao, ciao. Io li ho finito. Arrivederci. Sì, loro liberi. I soldi, no, i soldi di Ali li ha già presi, vero? Sì, li ha già dati all'altro, okay. Il detective sheriff. Prego. Ho fatto la rapina, certo, però comunque no, qualcuno l'ha fatto al povero negoziante che adesso sposato in carcere, tecnica? Sì, visto che ormai stiamo parlando tramite. Che metto in cassa intanto le armi, che signore, tanto non vanno più restituite. Grazie della posta in faccia, però. Niente. Non lo so, gli faccia la multa del 10, il 25 è esagerato, controllando adesso non ha fatto nessun reato. Comunque quell'ospedale c'è. Mi serve il documento del signore per poi fare in modo di cancellare il portatore di database. E dopo lo carico sullo schedario. Perfetto, a posto. Fiscale 645. No, mi serve il numero di registrazione. Sì, faccio il numero di registrazione, mi serve. No, 48 va bene, perché comunque i reati okay. Li abbiamo sommati, perché comunque non è stato proprio un angioletto. Il numero di stazione lo sa lei? La multa no. Vabbè. Ma è il codice fiscale tuo, Mark, dai. Sopra non risvegliato, non sai perché. Oh. Come? Il tuo codice fiscale. 645. Ok, grazie. Bene, signor giudice. Sì. Chiedevo a lei, dato che lei diciamo, è la carica più alta, ha aiutato a spendere $30,000 per la commissione. Di chiederlo al governo o chiediamo cosa sì. facciamo? Non ho capito chi è che ha dovuto spendere $30,000. Il dipartimento per la cauzione dei due stagi. Dollari, scusi. Dice per il rimborso. No, perché ho dovuto fare $30,000 per lo stagio, ho dovuto pagare ai criminali. Per lasciarli vivi. Il rimborso le chiede allo Stato? No, riporti qua il rapinatore. Cortesemente. Mi ha mandato un attimo. Mi è sfuggito questo particolare. Il detective soprano può ritornare un attimo in centrale. Il giudice vorrebbe riparlare un attimo con il rapinatore. Un attimo, per favore. Soprano Luigi, il giudice vuole parlare con il rapinatore un attimo. No, mio Dio, ma perché? È appena arrivato. I soldi della cauzione i soldi della cauzione che abbiamo speso vuole farli addebitare, che no. Ok. Si scusa il giudice. Avevo aggiunto questo per non farsi, era un po' scocciato. No, doveva. Ha fatto bene. Adesso comunque mi informo. Mi sono comunque cacciato il porto d'armi, capitano. Tutti e cinque? Si ha detto la cancellata. Direi i 30. No, sto parlando del raggio. Siamo arrivati. Sono in ospedale io. C'è bisogno di qualcosa? Scusa, sì, tu l'ha cancellato, confermo.
Ok, è stato eliminato anche il porto d'armi, ho appena verificato la database. Bene, bene, adesso facciamo qua e gli sentenzo anche diciamo faccio un mandato per risarcire il dipartimento del danno da lui causato. Da lui sì, 30.000 dollari di risarcimento. Certo. Ah, che ora è tra 20 minuti c'è l'aereo. Vado a 4 e tornata in zona con mezz'ora così massimo. Facciamo uno dei giri più vicini. Dimmi, aprite lo sportello. Ah, certo. Giornate, scusate. Oddio, sulle macchine radiocomandate, su, un attimo. Gli dice vada a parlare ancora un attimo. Adesso vi do delle disposizioni. Ok, sì, un attimo, allora chiamo un giudice, un attimo, cioè un giurato, un secondo. A circondare la macchina. Ho visto. Allora, intanto, quando avessate questa macchinina qua, vi consiglio di salire sopra un tetto, non sopra la macchina, ma sopra un tetto, esplodono, quindi non sparategli. E niente, non saliteci sopra che saltate in aria, non provate a tirargli i calci perché saltate in aria. In sostanza dovete allontanarvi il più possibile, se siete in macchina e vi insegue scappate. Vedete, posso questa. Sì, se siete in salvo tutti i civili che sono circondati, diciamo, da questa macchina qua, stiamo procedendo già ad indagare su chi le stesse utilizzando e basta. Se avete delle informazioni, magari su macchine precedenti esplose oggi o ieri, fateci sapere. Ah, io ho tanti materiali. Passa tutto a me. Okay. Mi confermano i testimoni che le macchine sono sempre modello Jeep Monster Truck grigio. Consiglio di uno che quando c'è una macchinina in giro si posizioni sul tetto e controlli i dintorni, perché visto il raggio non dovrebbe essere molto lontano la persona. Ok, a quanto pare la multa, cioè no, i soldi ve li ridà il governo. Ok, grazie. Quindi siamo tornati perché la vigilanza urbana si preoccupava dei 30.000. Basta. Cioè mi ha insultato, cioè mi stava dando la vigilanza urbana. Vabbè, dai, effettivamente però, effettivamente un po' lo sei. Sopra no. Non ha avuto esempi. Scusate di aver fatto scomodare per niente. Niente, arrivederci. Non ti preoccupi, fratello. Vabbè, signor giudice, allora parliamo al governo per il rimborso. Sì. A posto, grazie, buona serata. Comunque, secondo la mia personale opinione, domani chiederò un altro giurato, doveva risarcirli lui, eh. Sì, parlerà domani, magari, guardi, sì, domani ho un aereo tra 10 minuti. Vada pure. Diciamo che non ci sarò per i prossimi due giorni, sarà domenica sera. Okay. Quindi si la prende con calma. Arrivederci allora. Arrivederci. Rivera, hai gli ultimi 5 minuti per venire qui in centrale a prendere lo stipendio, altrimenti lo prendi domenica sera. Sto arrivando in centrale. Emily? Dimmi Emily? Sì, dimmi Mark. Prova a chiamare. Come, scusami? Scusami, madonna, Mark mi chiama mentre parlo. Faccio, grazie, Mark. Dimmi. Prova a fare una telefonata. Si è svegliato in ospedale. Non sono più in servizio io. Telefono. Signore? Sì, fuori il bancomat. Chiama una pattuglia, io non so se ti vuoi chiamare una pattuglia. Che devo fare? Lui, detective, eccolo. Chiamala con lui. Detective? Sì? Guarda, questo signore qua... Si è svegliato in ospedale con una ferita senza telefono. Rivera. Ok, dai, lo stesso, è quasi nello stesso momento anche Anthony Soprano. Stavano comprando un'auto e non si ricordano poi cosa Rivera. È successo. Il tuo stipendio è 35 dollari. C'è conto che Beatrice Conte rimanca l'appello. Che venga con me, facciamo tutto. D'accordo, grazie. Ok, Edwin, ti lascio con lui. Scusami, stavo parlando. Parla lentamente. No, stavo parlando perché tipo sto chiamando e Mark mi ha interrotto. Ah, ok. Comunque no, volevo dire che sto partendo, ecco, per l'aeroporto. L'aereo e domenica sera. D'accordo, Emily. Allora ci vediamo domenica sera. Buon viaggio.
Grazie, vabbè, un giorno e mezzo, due di vacanza. Ci sta. Almeno ti rilassi un po', dai. Lo sabato, domenica e domenica sera torno. D'accordo, allora ci vediamo domenica sera. Ci vediamo. Buon viaggio, Emily. Un abbraccio. Un abbraccio anche a te, ciao. Ma Mark, io vado che c'ho l'aereo. Parto per due giorni. Dove vai? E vado via. Vacanza. In vacanza, sì. Vai a sciare? Sì, vado a sciare in montagna. Mi piace tanto la montagna. Fai bene. A chi posto. Magari chiamo con... non c'è neanche più sto mondo, chi lo sa. No, no. Non azzardarti a parlare di questo, E perdi tutto. Vabbè, ci vediamo. Dai, scherzo. Domenica sera. Ma in aeroporto come vai? Ma non... Cioè, mi faccio andare accompagnato da un taxi, cioè, in aeroporto, cioè... Vuoi che ti accompagno in elicottero? Sì, però il problema è che quando torno chi mi accompagna qui, Quindi, no, non devo accompagnare un po' io. Ti prendi una macchina, un taxi, ce ne stanno tanto. Vabbè, accompagnami, dai. Però sono in divisa. C'è ancora l'elicottero su. Ah no, dai, la fa così. Vai a casa, dai, tranquilla. Vado a casa, vado a dormire un attimo, a la valigia e tutto, poi parto lì. Sì, magari riposa qua un po' in stazione che ti conviene. Sì, vai, riposo prima dell'aereo, tanto l'aereo c'è. Sì, brava. Riposo un po' qui e poi dopo prendo l'aereo. Dopo. Mettiti, ascolta a me. Ascoltami, guardami. Siccome non si sa come stanno andando le cose, sceglietti una stanza imboscata per riposare, ok? Che se ti svegli in una situazione drastica, almeno non stai in mezzo, capito? Sì, sì, perfetto. Non stai in mezzo al casino. Va bene, ci vediamo, okay. Grazie Marco. Ciao, buonanotte, arrivederci. Ciao. Ciao Cornelius, tutto a posto? Sì. Ti vediamo mutato a radio. No, sono sul servizio. Bene, la tua sergente adoratissima, carissima sergente, saluta per due giorni. Due giorni? Sì, due giorni. Come farai senza di me? Due giorni? Devo fare per forza una cosa. Mi devo trasferire tutti i soldi sul mio conto. Per forza? Sì, perché se devo pagare qualcosa, dove devi prendere i soldi? Gli anticipi, me li do io. No, non ho capito, scusa. Gli anticipi, poi te li do domenica. Quanto ne hai tu, riforzo? No, non ce li ho i soldi, non ne ho. Come non hai soldi? Tu? No, c'ho $40,000. Ma che hai fatto? Hai comprato casa? No, sono sempre così. E quando ti passo? Ti passo, ecco, tutto. Quando ti passo? No, beh, tutto no. I tuoi soldi tuoi? Beh, tutto. Ok, aspetta, non so neanche quanti sono soldi. Ti passo 200,000 e poi ti passi. Cioè, perché sennò ti fa troppo casino, ecco. Sì, no, passami quei soldi perché... Passi 200,000 perché non so quanti soldi ho io di mia vabbè. Sì, perché se devo pagare qualcosa del dipartimento e poi... 200,000, ti passo 200,000 per due giorni, beh, cazzo, non spenderai mica 200,000. Sì, no, 200,000 per due giorni. Domenica mi passi tutto quello che ti ma... Sì, non c'è problema. No, mi segno tutte le uscite. Sì, se dai passi le uscite e vado gli stipendi, non ti preoccupare, non pagarli perché... No, gli stipendi li pagherei, no, sì, assolutamente. Sì, apposta, ti passo 200,000 al 21, sì. Ok. Controlla se ti arrivano, Vai. Rimani in linea. No, non funziona, devo un attimo attaccare il cellulare. Attacca perché. Tanto ne abbiamo qua un casino. Sì. Ne prendi uno, ci metti dentro la tua sim. Perfetto. Posso, vero? Cioè. Ok. Aspetta qua che lo dico al detective. Sì. Aspetta. $200,000, vero Icarus? $21,000, sì. Arrivati? Sono arrivati. Perfetto, allora passi il resto. Ciao, grazie, ciao. Ci vediamo. La gente qui so vi saluta per due giorni, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ci vediamo la domenica sera. No, un paio di volte Anthony. Sì, però sì. Mai così Anthony, tanto. Io parto domenica sera, ci vediamo. Ah, va bene, buon viaggio. Grazie, ci vediamo, ciao. Ciao.
Ottimo, vi ringrazio tanto per aver guardato la live, ci vediamo domani, no, dopodomani, sì, sera, e vi saluto tutti. Ciao a tutti, buona serata. Peace.